ci sta niente Ha attaccato. droppati pure parecchi, guarda che robetta. È tutto spento. Vediamo se sta alla. Non ci sono PC accesi che stanno utilizzando Vabbè, la linea. vabbè, vabbè. Su YouTube non c'è. Bene. A quanto vendiamo la 2060? Axel, lo puoi vedere sul nostro sito. Basta andare sul nostro 400 sito. e spicci euro questa qua, la Ventus. A breve ci arriva la Gaming Z a Yes. 479. Nel frattempo L'altro passate a problema che lasciare può un essere, e follow. Alessio ti ho risposto, e quello purtroppo è un tipo di problema per cui, a parte che cambiare pezzi uno per volta finché non ci indovini, dobbiamo vederlo il PC, non è possibile vederlo a distanza, non possiamo, non abbiamo il dono del teletrasporto No. E ancora. tanto è iniziata anche su YouTube. Grazie a tutti ragazzi, ben pomeriggio, ben ritrovati. Ripeto, perché già l'avevo iniziata, ma Fabio si è scordato di mettere una spunta, quindi su YouTube non ci stavamo. E quindi ho parlato a buffo, ho sprecato il mio fiato prezioso in questi minuti. Attenzione, c'è anche l'omino dell'Emiflex su Twitch che ci sta seguendo. Quindi ho sprecato minuti preziosi per parlare solo su Twitch, che poi è una cosa carina che potremmo fare. Secondi preziosi. Secondi preziosi. È una cosa che potremmo fare. Intanto, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Ben venerdì, ben trovati in questa nuova live, in questo nuovo venerdì. Oggi è il 18 di gennaio, Tutto pure là. eh no, leggevo 16. È il 18 di gennaio, Sono i quindi comunque. 24 decimi che hai. No, è perché sto a desbiego, le sguiscio. L'8 sembra un 6, Possiamo vedi? dare una news, possiamo dire che Stefano ha risolto i problemi di temperatura al suo PC, quindi dalla prossima streamata in teoria non laggherà, possiamo dirlo? Racconta. Allora, ragazzi, vi racconto un attimino cosa ho fatto per sistemare i problemi al mio PC. Quindi non devo più cambiare il case. E neanche il raffreddamento al liquido. Quindi che cosa ho fatto? Allora, praticamente ho portato il mio PC qui ieri in negozio, visto che no, non ho cambiato il case, Francesco. Visto che praticamente ieri era abbastanza tranquilla come giornata, per fortuna era anche uggiosa e piovosa, quindi ho portato il mio computer in Sì, perché lui negozio. quando c'è il sole non fa niente di tutto No, vengo questo. con lo scooter, quindi insomma. In realtà ho pensato di venire con lo scooter col case, proprio lì. Allora, no, non ho bucato il case. Buongiorno ai miei due romani preferiti. Intanto ciao Pierluigi. Ok, dicevo, il mio PC praticamente l'ho messo sul tavolo e col fatto che io a casa tengo la parte finestrata contro il muro, quindi non vedo l'interno, non sapevo come funzionasse, non un computer, non sapevo come lavorasse il mio computer Un quando stava computer. acceso, da quando l'ho montato, diciamo, da quando ho messo l'i9, che ho rifatto, diciamo, tutto quanto. Cosa ho notato? Praticamente quando io accendo il mio PC, le ventole iniziali del radiatore, che erano in pool le corsaire, quelle che davano con l'H100 IV2, partivano, però si fermavano, quindi stavano ferme, quindi io praticamente la mia CPU in idle faceva circa 45-47 gradi con dissipazione passiva solo tramite la pompa dell'acqua che spostava l'acqua all'interno, però non aveva aria. Come io praticamente andavo ad aprire una qualsiasi applicazione che la CPU andava a lavorare, partivano le ventole, quindi era come se erano in sincro col VCore, come si alzava il VCore, si alzavano le ventole. Però c'avevo anche dei picchi di temperature elevate, perché una volta che già stai a 50, se apri, tempo che le ventole partono, quello è già arrivato a 80. E quindi le ventole cominciavano poi a girare e mantenevano la temperatura su quella, insomma, la CPU su quella temperatura. Allora, che cosa succede? A parte che ho anche cambiato la pasta termica di nuovo, perché io avevo messo una Silver 5 molto vecchia che avevo a casa, tipo dannata, cioè tipo 1900 spicci. Praticamente cosa ho fatto? Montando quella, l'ho sostituita, quella pasta aveva circa tipo 7 anni, mettendone una nuova ho recuperato 4-5 gradi, ma non bastava. Quindi sono andato nel BIOS, ho creato un profilo Smart Fan Mod per le ventole della CPU, che finalmente sono riuscito a farle funzionare bene. Magicamente la mia CPU è passata dai 50 gradi in idle ai 25-26 gradi in idle. Non ancora contento di questo risultato, cosa ho fatto? Siccome quelle ventole della Corsair, poi ho lavorato con il programmino Corsair Link su Windows, ho settato tutta la curva, eccetera, eccetera, quando entra la temperatura raggiunge, vabbè, partiva una stecca e arrivavano a 2700 giri. Però quelle ventole, come sono andato a documentare su internet, quelle ventole a 2700 giri, quelle che vi danno con il dissipatore Corsair, spostano circa 70 cfm d'aria. Allora sono andato a fare una ricerca.
Tra le ventole che avevamo in negozio, tra cui noi per fortuna trattiamo anche le Noctua, beh, comunque marca austriaca molto buona, delle ventole tra le migliori che ci sono sul mercato, al di là dell'estetica, quella che comunque sia discutibile, ci sono le Chroma X, Chromax, sono queste qua, vedete, ho ancora la scatola, sono queste ventole qua, le Chromax, che è una ventola completamente nera, però ti danno i gommini dei quattro angoli, che sono gommini antivibrazioni colorati, quindi comunque diciamo che la facciamo un po' più tamarra, ma rimaniamo sobri perché siamo un'azienda, diciamo, che fa ventole, non fa le lucette di Natale. Quindi cosa ho fatto? Ho sostituito le due ventole del radiatore, spostandole da pull anche in push, visto che ci stavo, perché almeno sono più vicine alla bocca del case, quindi aspirano meglio, creano meglio il vortice, che l'S340 è totalmente chiuso davanti, se non le due fessure sopra e sotto, e ho messo queste due ventole in push. Queste due ventole in push fanno 1500 giri e spostano la bellezza a 1500 di 93.4 metri cubi di aria l'ora, quindi comunque il raffronto era Corsair 2700 giri 70 CFM, Noctua 1400 spicci giri 93 CFM, quindi ho spostato anche questa. Quando io adesso sto sotto sforzo e le ventole girano a stecca, quindi girano al massimo, stecca, quindi fa meno rumore e sposta più aria. Facendo questo, praticamente ieri su Atlas, che stavo provando il game, invece di fare 72 gradi come facevo di solito, ne facevo 38, 40, circa 42, insomma, però stavo circa 30-35 gradi sotto. Detto questo, ho cambiato anche le due altre ventole del case, quelle che ci danno con l'NZXT, e ci ho messo altre due Noctua, la versione Redux, quelle che girano un po' più piano. Non sappiamo se hai risolto i problemi di streaming, però lo scopriremo quando? Lo scopriremo non appena streamerò, sicuramente ormai inizio prossima settimana, faremo uno streaming e faremo delle prove. Se no, stavo pensando di streamare con il mio canale personale, che non ci ho mai streamato, solo per fare la prova, perché so, mentre streamo me lo riguardo. Tanto lo vedo se lagga. Quindi stavo pensando di fare questa prova. Tanto vai a rispondere. Allora, adesso in aria il radiatore alla brina. Esatto, esatto, Francesco. Se hai visto il nuovo radiatore bianco Corsair, forse aiuterò Fabio a farti cambiare il case. No, ma ormai non lo cambio più, perché io veramente ieri ho speso circa 70 euro di ventole. Invece di... Buonasera intanto Gerardo Sardino. Invece di cambiare case, che minimo sarebbe stato l'H700, quindi 200 euro, e minimo sarebbe stato l'X72 NZXT, che ne costano altri 240 euro, quindi avrei speso quasi 500 euro tra case e raffreddamento al liquido, così ne ho spesi 60-70. E sto una favola. Buonasera Peppiniello, ottimo lo Stefano, e ottima scelta la Noctua, anche se volevo usare... Volevo usare di domenica scorsa, non so che cosa. Buongiorno, mi arrivo al caso scaramare 775 di dire no, non ce l'abbiamo Andrea Manzi, ogni tanto ci capita sull'usato. Fabio non gli ha detto niente, ha speso 500 euro di ventole per non cambiare case, grande fingerone. No, ma non, ho speso poco, ho speso molto meno. La pasta l'ho sostituita, sì. No, per fortuna mi sono tolto molti dubbi, ho anche formattato, ho messo già direttamente l'ultima versione di Windows. Adesso ho un altro piccolo problema che devo risolvere, ovvero che con questa versione di Windows, con questa scheda madre e con la mia scheda video, quando è montata si prende il driver di base, ma non mi dà l'Nvidia Control Panel. Non so perché. Se installo il driver tramite GeForce Experience, si installa il driver, quindi mi mette l'ultimo driver uscito adesso a gennaio, ma non mi dà l'Nvidia Control Panel. Se disinstallo Nvidia GeForce Experience e vado a installare il driver direttamente scaricato dal sito Nvidia, mi dà un errore dicendo che la mia scheda grafica non è compatibile con questo sistema operativo. Quindi adesso devo, con una calma, perché ieri mi sono dedicato sul lato, diciamo, Airflow, devo capire se la mia scheda grafica ha qualche problema o se Windows sta rilasciando una versione buggata che non si adatta a tutte le schede madri, perché di base l'Nvidia Control Panel te lo dà semplicemente arrivando su Windows, facendo Windows Update, ti mette il driver magari di 6 mesi fa, ma te lo dà. Adesso invece non me lo dà. Allora, ragazzi, un problema solo come potete risolvere. Se Stefano leggi, ti scrivo il problema. Vai, che le scrivi. Vi saluto anche su Twitch, grande Tomahawk. Allora, le Noctua sono un'ottima scelta. Sì, è vero. Sono felice con il mio Deep Cool Capitan 240. Secondo voi per il gaming è meglio un 9700K o un 99K? Sì, sì, è vero. Luca, speso, è 9700K. Quando sei calabrese nell'animo, niente, lui è tosto, peggio degli abruzzesi, niente, pur di non cambiare il suo case obsoleto, ha dovuto spendere
60 e 40 speso? 70 euro 70 euro di ventole per non ricomprare il case. Sembra i clienti poi tipo no, non lo può, no, ma lo vuoi cambiare? No, non posso. Ma non era solo il case. Ci sono affezionato. Ti rendi conto che 200 euro per un H700 più 200 e spicci euro per un Kraken X72, avrei speso 400 ti e dico, passa io euro. Non avrei messo l'H700, no, su altri marchi. Lo so, però l'H700 l'abbiamo pure recensito, lo so, però pure incoerenti. No, 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 vabbè, perché incoerenti? E non è squacquerello, per quello che costa magari, ma prendevo la versione quella non la I, che costa 160 euro, 160 euro sta in linea con un Cooler Master, con altri tipi di case. Sì, però poi ti dico, comunque davanti, la linea ormai è vecchia, è già visto, cioè comunque l'S340 come sì, linea. Perché non si deve vedere, capito? Eh sì, però ci sono altri case semplici, più moderni di quelli. Ma deve essere bianco. Allora dopo ti cominciano a tirare fuori bianco, vai con l'Inwin, vai con i Fractal, vai con quello potresti valutare, ma no, ma non cambia più perché deve essere compatto, deve stare a filo con la mia scrivania. La mia scrivania è... non era a filo, lo so, però mi sarei adattato, passavo da NZXT a NZXT. Allora, no, a quanto pare è meglio il 9007 senza K per il game. No, va bene pure il 9007K per il game, perché scalda molto meno del 9.9, quindi comunque con quello potresti andare molto 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 bene. E conviene passare a un 9.9K da un 8.7K? No, non conviene, a meno che non ci devi fare anche degli altri lavori. Non ti ha voluto dare ragione, ma non sappiamo chi ha ragione. Ma noi sappiamo chi ha ragione, Francesco, ti giuro, ti banno. Ma si trovano ventole da 8 RGB? È quasi impossibile, Demone, perché le ventole da 8 ormai cambia case e fa come Stefano. Sì. Basta, c'è il case con le ventole da 8 ora. Esistono programmi per capire se a seguito di un'interruzione elettrica si è rotto qualcosa al PC? No, Andrea Costa, a meno che non noti che il tuo PC fa qualcosa di strano e poi devi andare a fare dei test specifici per ogni singolo pezzo per capire. Allora, il proprietario ha chiesto se ce la facciamo per le 6 e mezza, perché... Dov'è? Dice che dopo ha da fare. No, no, ha chiesto a me, ma chiaro. Io ho detto di sì, ho fatto male. Per le 6 e mezza? Sono completo? Rubato. Vabbè, sì, ce la facciamo. Basta iniziare alle 5. No, esatto, iniziamo alle 5 meno 10. Allora, poi se è del top, grande la 2060. Attenzione, ve la faccio vedere. Dicevo, la Polo ancora la tengo. Sì, ancora va. Allora, ragazzi, devo cambiare schermo mare, posso formattare solo SSD. Aspetta, senza toccare il disco? Sì, puoi. Il ragazzo che ha chiesto prima, ma se, non è che a questo PC servono 750 watt, questo è stato messo in previsione di un'espandibilità futura che il PC può avere. Ovviamente non è che ne bastano pure 500 SPC, tranquillamente proprio. Però l'alimentatore è una di quelle cose, quando lo vai a comprare buono... Comunque ti ci vogliono 70, 80, 90 euro, con quei 20, 25, 30 euro in più ormai compri un wattaggio molto superiore, quindi alla fine l'efficienza rimane la stessa, l'alimentatore sforza di meno, diciamo che metterlo sovradimensionato non è sbagliato. Cornamusa, ha senso prendere il dissipatore a liquido della Cooler Master o l'In-One, quello con il radiatore a 120 credo, dipende, ha senso, dipende per che cosa, su che cosa lo metti e da che cosa provieni, che cosa hai già. Allora, come mai molti suggeriscono AMD piuttosto che Intel per editare in 6-8K? Preferirei Intel, ma più in generale per lavori pesanti conta più la frequenza o il numero di core. Perché grazie a livello mille. Prestazionale su quel tipo di lavori per editare AMD è superiore. Non è che è superiore, va alla pari, il problema è che comunque costa di meno. È superiore. No, perché se prendi un 2007X, che al momento è il processore più alto che puoi prendere escludendo Threadripper, va più o meno come raggiungere le prestazioni più o meno di un 9.7K. Però il 9.7K costa... In 100... editing parliamo in gaming, scorda. No, in gaming sta sopra Intel. Però a livello di montaggio video si avvicina al 9.9K costando circa 250 euro in meno. E quindi per quello ti consigliano AMD per fare quel lavoro. Però non è che è migliore, è che a parità di costo fanno le stesse cose per quanto riguarda lato editing. Ciao ragazzi, vedo che c'è stato nuove novità. Mi piace tanto vederti all'azione quando va oi assemblati. Inforare, complimenti, sei bravissima persona. Probabilmente ha usato un traduttore, no? Translate, quindi ok. I love you. Parli italiano peggio di come Stefano parla lo spagnolo. Esatto, no, ma con lo spagnolo ieri ho parlato con portoghese e poi mi mandavo forte su Atlas. Che scuderai? Lascia verde, c'è uno Scarabeo 250, ringrazio Dio che cammina. Montaggio Threadripper. Nvidia. Aspetta, è ciccia al... vabbè, si capisce.
scritto con i numeri troppo. Mi seguo da un po' sul tubo, la prima volta che vi scrivo. Sto valutando le componenti per assemblare il mio PC di fasciata e mi chiedevo quale tra le due configurazioni vi propongo è meglio. Allora, senza neanche leggerla, ti dico, noi ovviamente, essendo in primis un negozio, questa cosa purtroppo la devo ripetere tutte le volte, non ci chiedete configurazioni prese da altri siti. Noi lavoriamo col nostro sito, con la roba che vendiamo, perché quello che facciamo poi è finalizzato anche alla vendita. Quindi noi purtroppo non vi possiamo consigliare configurazioni che non siano prese dal nostro sito. Quindi se non rispondiamo a quel tipo di email, insomma, sapete il motivo, ci si arriva abbastanza facilmente. Non potete usarci, è anche scorretto usare noi come, diciamo, servizio assistenza, consigli e servizio prevendita di Amazon o di altri siti. Non è carino. È come se andate in qualsiasi negozio e dite: senti, questo qua davanti com'è secondo te? Certo. Non è carino, no? Allora, di che anno la tuo polo? Del 2010, Axel. Allora, dicevo, c'era una cosa interessante. Alessandro Mariani: Stefano, per il tuo PC usa display driver, un installer in modalità provvisoria. Per fare cosa? Ma appena sbragato. No, ma per fare che cosa poi? Per disinstallare i driver in modalità pulita, lui dice, e poi tu reinstalli, no? No, non si reinstalla. La prima cosa ho fatto è mi ha dato subito un errore. Non si reinstalla, ragazzi. Non si reinstalla. Me la vede, ma non si reinstalla. Appena formattato non può non installare. Appunto. Quindi lo sbraget. Ma anche se tu lo sbraghi e il difetto persiste, vediamo se ci arrivi. È rotta. Lo so che, però sai, sono quelle cose che se succedeva a un cliente, no? Sì, lui veniva e te diceva, e tu gli facevi, che avresti detto, è rotta, sbraga, è rotta. Già fatto, è rotta. E tu gli avresti detto, sbraga, e come prima cosa stalla quelli, così eviti proprio, se c'hai dei problemi cerebrali li eliminiamo, e lo fa uguale, è rotta, lo vedi, automatico, e allora quindi... Allora. È rotta. Bravo. È rotta. Okay. Lo so. Ma infatti, grazie al fatto che è rotta, monteremo una bella 2080 Ti. Ma certo, tanto non ci serve. Faccio l'upgrade della vita con la poi 2080. Poi se non ti compri un monitor 4K 144Hz non ti tiro qualcosa. Ma no, ma gioco con 2K 144 G non ti serve la 2080 Ti. Come no? 2080 Ti per streamare. Cioè, perché no? Streamare carichi sulla CPU, lo sai benissimo. Sì, ma anche sulla scheda grafica, perché alla fine poi quando streami ti pesa un pochettino. Stai, i nuovi driver Nvidia lo fanno, devi scaricare l'experience direttamente. Quindi stoppiamo un attimo, quindi lui adesso ci sta dicendo che non avrebbe mai speso 200 euro per case più distillatore a liquido, però ne spenderebbe 1480 di scheda video, giusto? Sì, perché la scheda video mi dà qualcosa in cambio. Certo, mi dà la potenza in case, no? Fai schifo, sei l'incoerenza in case, fatta in persona. Ma va. Tu a forza di stare con gli anello sei diventato incoerente pure tu. Certo, come no. Giusto. Ah, no, allora, il ciccio, non è che... Allora, i driver Nvidia lo fanno. Se devi scaricare l'experience direttamente e installare tutto da là. Io faccio con l'experience, lo installa. Il problema, una volta installato l'experience, mi dà, in basso a destra, vicino a voi, se lo fate tutti, perché spero che tutti voi hanno una scheda video Nvidia. Tutti voi hanno. Tutti voi hanno, o abbiano, o avestene. Praticamente se andate in basso a destra c'avete il loghetto dell'Nvidia. Se voi ci cliccate sopra due volte vi apre l'Nvidia control panel. Lo sai a me che cosa mi fa se ci clicco due volte sopra? Va bene, amata minchia, non fa niente. Se ci clicchi con il destro ti dà Nvidia Force Experience e sotto pannello di controllo Nvidia. A me mi dà solo Nvidia GeForce Experience, non me lo dà il control panel. Quindi è quello il problema, non perché non si installa. Il nuovo BS Beta è sviluppato in collaborazione con Nvidia per sfruttare gli RT Core eccetera. Sì. Ciao raga, se vi ricordate di me, comunque in futuro vi vorrei fare White Wolfie. Oddio, è un po' che non ci si vede. Stefano, sbraga quel case. No, ho la 2070. Buono, tranquillo, non era riferito a te in particolare. Non so di cosa state parlando. Mi serve un banco di RAM di DDR3 1033 4GB. È impossibile che lo trovi. Lightning 4K su un buon case areato. Va bene la ventola del 2007X in dotazione da sostituire in seguito. Se vi do la mia scheda video, la potete inserire in una configurazione? Sì, lo possiamo fare. Francisquet, e va bene pure la ventola stock. Dai, poi dopo se ci metti una, recuperi qualche grado. Ma sicuramente va bene lo stesso. Devi avviare i servizi Nvidia. Benissimo, perché non si avvia in automatico? Quando una cosa va forzata vuol dire che non sta funzionando correttamente, perché di base è... Quindi? È rotta. Inserisco la scheda video, arrivo su Windows, faccio live update di MSI, si scarica tutti i driver e poi faccio Windows update. In quel momento lui mi deve già mettere l'Nvidia control panel, anche se magari il driver è di maggio del 2018. Poi sono io che l'aggiorno, ma me lo deve dare. Se non me lo dà vuol dire che c'è un'incompatibilità tra la mia scheda e lo slot PCI di quella scheda madre. E non è la scheda madre che è rotta. Perché la scheda me la vede e la scheda funziona, perché fa il suo lavoro,
dà il suo render. Io l'ho testata, l'ho ammazzata con CCT su GPU. Poi sono andati tutti i grafici perché ho detto fossero anche le prolunghe sleeved che gli danno meno corrente e meno castra. Non sei in grado di leggere un grafico cartesiano. Come no? Ho visto tutte le vignette. Io ho detto, vabbè, no, qui va bene, così c'è in linea. Comunque, sbragalo, l'ho sbragato già l'altro ieri. Perché la 1080 Ti non regge 60 fps V-Sync? Perché è rotta. No, non è vero, non lo su so. Su che gioco, su che monitor, a che risoluzione e di che marca è? C'è un modo per far svanire il coil wine e chiudere la fabbrica di Gigabyte. Ragazzi, qualche alimentatore che c'ha due cavi da 8 pin. Oh, ma oggi devo fare l'auguri a Todd per comprarlo su. Io ho fatto, ho mandato un video messaggio. E a me? E a me, io ho fatto anche a nome tuo, meno male che ci ho pensato. Fate una clip su sta cosa che la manna a Todd, questa è Gigabyte, che gli famo auguri per me, sai, così io famo contento. RMA. Allora, comunque... bella sta RX580, ti piace? Questa RX580 sa la sogna, col binocolo la notte, con l'incubi. Questo è il Freddy Cure da 580. Ho scaricato gli ultimi driver Nvidia, quelli con supporto G-Sync compatibile. È normale che si attivano automatico avendo un monitor AOC QHD 144. Mi si vorrebbe rompere il monitor? No, non ti si vorrebbe rompere, anche perché il fatto che ti si attiva, se ce l'hai, sì, è normale che ti si attiva automatico. Se non ce l'hai, la scritta che vedi è un fake, perché non ce l'hai. Quindi no. Anch'io ho questo problema con le GeForce, devi aspettare che Windows finisca di installare i driver generici, poi disinstalli tutto e reinstalli quelli del sito con un'installazione pulita. Windows già me ne sei installati quelli generici. Comunque poi ci proverò, ragazzi, su questa cosa, poi ci perdiamo tempo, noi ci passiamo tutto il pomeriggio. Compratevi la console, assolutamente no. Già ti dico solo una cosa, perché non devi comprare la console? Perché uno, devi pagare per giocare online. Già è una cosa inutile, perché io pago per la linea, perché devo pagare pure per giocare online. E seconda cosa, il 4K60 che loro ti dicono sui giochi è fake, quindi comunque no. Cioè ti va a 4K60, ma non c'ha la stessa grafica di un PC a 4K60, ci sarà un motivo, no? Vanna marchi docet qua proprio. Secondo me per raffreddare un 99K overclockato basta un Corsair H115-280? Sì, se c'hai un buon airflow nel case, miglior case massimo 120. Io ho pensato a un H500i, è un buon case quello, poi dipende anche dal lato estetico. Sì, però... perché è un S340 aggiornato. Se vuoi un case con la linea pulita, sicuramente è un bel case, però è piccolino, tieni presente che rispetto al prezzo che paghi è piccolo. Quindi valuta questa cosa. Se ti serve piccolo, ok, se no potresti andare sull'MB530P di Google Master. Se vuoi una cosa un po' più vistosa, costa 7-8 euro o meno. Ah beh, vedi, Francesco, Franco di Gio Ambiscenzo sta scherzando. L'hanno fatta la clip, auguri Toddo, l'ha fatta in 15. Bella, 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 mo dopo gliela mandiamo. Stai, ma FIFA giochi sul PC? Sì, gioco sul PC, connesso però alla TV del salone, che è un 55 4K, e quindi gioco in 4K, tanto comunque fa 60 ma FPS. Ma sì, la prima cosa che facciamo vedere è questa. Ragazzi, questa è la nuova 2060 Ventus di MSI, appena uscita, zoomolo. De più. Manuale? De meno, certo. Questa, ragazzi, vedete lo sguardo cattivo, l'occhio della tigre. Questa è la nuova 2060 MSI Ventus. Dillo in modo cattivo. Ragazzi, sono Batman. La nuova 2060, sembra Antonio Banderas. Rosita, la 2060 nuova. Adesso fallo in modo serio e qualcuno mi farà il favore di clipparlo, vai. Serio? In che senso? No, così come lo stai facendo, però vai, clippa. Che te dico? Questa è la nuova 2060 MSI Ventus. Cosa ne pensi, Rosita? Quanti giga c'ha sta scheda? 6 giga. 6 giga. Come il pacchetto delle uova. il pacchetto delle uova. Allora, ragazzi, questa è la nuova 2060. C'è un canale, io penso, un canale di backplate, non è plastica, come vedete è alluminio. Sì, ma chi ti vede dall'esterno? Tu rappresenti un negozio, rappresenti un marchio, sei rivenditore ufficiale di diversi marchi, capisci? Sì. E perché deve essere vecchio, brutto e triste? Ma perché questa è una passione, un gioco, un divertimento professionale, ma sono professionale, te lo dimostro in altri modi, però dobbiamo anche essere che la passione, il piacere di maneggiare, stare in mezzo a questi componenti, in mezzo a tanta bella gente, sei un peracottaro. Sono un peracottaro, il mio nome è Bond.
Comunque, ci avevo preso che c'è un solo connettore. C'è un solo connettore da 8 pin. Sono stato il primo a dirla. Però è doppia ventola, comunque devo dire che. Questo è il minimo delle non custom. Quanto costa questa scheda? Costa 400 e spicci euro. 30 spicci euro. 4,30. Stai su un canale tech, dovresti essere professionale. Aspetta, adesso sono professionale. Un attimo. Iron Man che imita Batman. Esattamente, perché hai visto, perché sono i due billionaire che ci sono. Gli potevano mettere però un nome migliore, Ventus fa cacare. No, non è detto, perché? No, è perché la linea Ventus ce l'hanno sempre avuta comunque MSI, fanno diverse cose. Il 4K60 della PS4 è più o meno come un Full HD Nvidia con dettagli a palla. Esatto. 4-4-2, la formazione questa che andremo a attuare oggi su FIFA è 4-4-2, mi raccomando la Zeman, No Ciccio, non devi, tu l'importante è che clippi, poi rimangono salvate, poi noi ce le salviamo, a fine live ce le salviamo. L'ho chiamata Ola Rosita. Ma se volessi vendere la 2060 associarla al monitor Full HD 75Hz solamente per fare durare di più i giochi Full HD tutto maxato, sarebbe uno spreco? Questa è una cosa importante di cui vi volevo parlare. Pensate che ho avuto una discussione su questo con Francesco di Profesi. Perché vive Kiwi, imperatore Kiwi? Sono usciti un sacco di video sulla 2060. Non so se avete visto quello di Ferri. Immagino la maggior parte di voi l'hanno visto. Col quale io personalmente sono in disaccordo una volta tanto, perché Ferri è uno che ci capisce parecchio. Però in questo caso secondo me ha sbagliato, e vi dico perché. Lui mi dice, perché lo sono visto tutto, un bel video lungo. Lui dice che questa scheda io non la consiglio per il Full HD. Perché no? Perché dice già con la 1060 voi ci giocate in Full HD, cioè qui spendete di più, però non arriva alle prestazioni premium necessarie per giocare in 2K, quindi in Quad HD bene come si deve. Sì, però posso giocare in Full HD a RTX, scusami. A parte questo, poi c'è un altro discorso. Lui dice costa tanto, c'è già quello che faccio con questo lo faccio già con la 1060. Io invece ti dico che secondo me è esattamente il contrario. C'è un discorso che lui non fa, non so se volutamente o meno, è il fatto di durata. Io da negoziante questa cosa ve la posso dire, Stefano la può confermare. No. Quando io compro, io utente medio, ok, vado al negozio, compro una scheda grafica, non tutti comprano tutto quello che esce, anzi una minoranza delle persone fa così. Che succede? A noi ci capita di cambiare PC che ci riportano a aggiornare adesso, che dentro c'hanno un i5 dell'epoca con dentro una 660, una 960, una 950. Un sacco di gente compra il PC, spende 1000-1500 euro e poi se ne frega, cioè lo comprano, lo usano fino a che gli gira. Giusto, mi stai seguendo? Sì. Comprano il PC, lo usano fino a che gli gira e poi non è che dicevo, è uscita serie 1000, me ne frego. Chi compra la 2060 oggi, l'80% di quelli che la comprano non sono quelli che compreranno anche la 2160, è gente che compra il PC e solo gli anni 5, 6, 7 anni. Il fatto che tu mi testi oggi Battlefield 5 e mi dici su Battlefield 5 che è il gioco più pesante, ok, con quella scheda molte persone ci giocheranno pure a Battlefield 6, a Battlefield 7 quando uscirà e ci dovranno poter giocare. Quindi comprarla sovradimensionata una scheda non è sbagliato, perché io poi alla scheda gli devo dare una durata di tempo, non è detto che tra un anno e mezzo io la cambio. Sì, per mantenere quello che ho avuto acquistando, non puoi parole. Se il 7K è ancora valido entro certi limiti, è un buon processore che ti consente oggi di fare praticamente quasi tutto. Ferri ci ha preso di brutto, assunto vado di 1070 Ti. No, secondo me RTX la serie 1000 a oggi con questa scheda che è uscita non c'ha più senso resistere, perché voi con i soldi con cui comprate la 1070 Ti comprate questa, c'ha l'RTX, consuma di meno, è più nuova, va meglio, c'era più supporto driver, perché pure questo è da calcolare, cioè chi c'ha una 1070 sui nuovi driver che usciranno non avrà boost prestazionale. Chi compra questa oggi sta usufruendo del minimo a livello di driver. Da qui a 6 mesi questa andrà una spada ancora più di adesso. Mentre la 1070 ormai è una scheda che non la ottimizzano più. Voi leggerete nelle note dei driver, provate a leggere quando le lasciano, vi diranno su Battlefield 5 20% prestazioni in più su 2060, di certo non sulla 1070. Senti, ma lo sapevi che sta busta che fuori è conduttivissima e dentro invece non conduce? Questa busta è qualche giura. Ma scusa, ma te la giro al contrario? No, ho risposto io stamattina, sì, c'è arrivato un commento su un video, ho detto
che c'era scritto: ah, fate disinformazione, parlate disinformazione e poi poggiate la scheda madre sulla busta, va appoggiata sulla scatola. Giustamente Stefano dice: questa busta è magica, dentro non conduce e fuori evidentemente divento Zeus. Fuori qui sì. Questo per dire, certe volte ve ne uscite con delle ate che io non vi riesco a capire. Mannaggia la miseria, ragazzi. Dove le trovate? Cioè, chi è che le mette in giro? Io lo devo trovare. Chi è che le mette in giro? Non lo so, ma penso no, siano congetture che uno fa da solo. No, quello perché sicuramente ci sarà un video, qualcuno avrà detto: quando è, attenti, non poggiatela in giro, mettetela sulla scatola. Automaticamente quella è legge. Legge. Attenzione, la scatola si può appoggiare solo sulla scatola. Tipo questo. È reato, mo te suona. Cosa, non ce vuoi. Carabinieri, avete messo una scheda madre sul tavolino? Non si può. No, sono a busta. No, reato. Allora, sono a busta in galera. Vedi, no, l'esterno attrae corrente, non la dissipa. È fatta apposta. L'esterno attrae. Allora, ok. Attrae. Allora, se attrae corrente, mi sa che c'è qualcosa che non va, perché questa è rotta, guarda, la faccio subito. No, attrae, ha detto non conduce, la attrae per evitare che vada all'interno, perché è una busta statica, sensitive device, ok? Sì, e quindi così questa è non è conduttiva, ragazzi. No, infatti cioè, ha detto non conduce, attrae, è come mettere il braccialetto antistatico, no? Allora, sei pronto? No, non fa queste cose. No. Io sono carico elettricamente adesso. Ci hanno donato 2 euro parte, per caffè. A parte ho toccato la scheda madre, quindi ho rotta. Mo la metto qua. Libera, ok, ho rotta, apposta. Poi dopo vediamo se parte. Ma uno lascia sotto. Tocco pure il processore, ma è zozzato, guarda. Quante impronte digitali. Allora, dici, c'hanno tanto Redemption 1, ci ha donato 2 euro per il caffè. Grazie. Allora, lui spera poi ho letto una cosa interessante intanto. Ho letto su un commento un ragazzo che ha scritto: spiegate bene come fare per il discorso del Twitch Prime. Sì, è vero, lui dice addirittura fate un mini tutorial. Dovremmo fare... un mese. Sì, lo so, era un meme Ciccio, ma infatti ti ho risposto. E lei? Penso che ti ho risposto, no? Allora, ti levi con quelle mani zozze. Ma te rompo pure questa. Dicevo... dovremmo fare sì, una sorta di guida su come si utilizza il Twitch Prime per chi ha Amazon Prime, perché la gente non lo sa come andare su Twitch e mettere il sub gratuito che ti dà Amazon. È molto semplice, non so, dovremmo fare un video dedicato, ma a te pare possibile? No, video dedicato no, lo possiamo spiegare. Basta caffè per Fabio, non vedete che è nervoso? No, oggi no. Sai che sono nervoso? Quando ve ne uscite con delle cose che non esistono? Allora, no? Francesco, sapete un paio di queste buste dove fa impianto elettrico del mio studio? Sì, questo guarda... Adesso, questa ne metti 3. Adesso guarda, adesso sai che faccio? Adesso le attacco. Così, ecco, guarda. Così. C'è un ponticello sono tra... Sono connessi, anzi sono la connessi. Metti qua, così. Guarda qua. Che questo è il nuovo Nvidia Link, Blender adesso, Link questo. Questo ci fa lo slide. No, perché questo così... ponticelli, esatto. Ne attacchi 2, capito, così, e riesci poi a farlo entrambi. Figo questo, posso proprio gli scherzi di Natale, guarda, cioè, quelli di Barogliano li faccio... la scossa, capito, perché... Allora... belle ste felpe bianche, Ertrix, c'è qualche problema? Perché... Però vabbè. Allora, ma mi fate lo sconto se vi do il Prime? No, però se ce l'ho data ce l'ho uguale, però lo sconto non te lo faccio. Proprio perché mi hai chiesto. Magari te lo facevo pure per simpatia, però. Allora, perché montando i banchi di RAM si dovrebbe usare per il primo il secondo slot? Per primo il secondo slot. Perché c'è scritto. L'ingegnere che ha progettato questa cosa. C'è scritto. Dire. Quando leggete first, repeat with me, first, come vedete c'è una sorta di parentesi quadra con trattino che indica il first, che dice DIM 2, ma non qui non metto a fuoco. Se è normale la RAM a 3000 su BIOS vengano viste a 2933, sì, se è AMD. Sì, se è AMD sì, lo fa. Perché AMD non riesce a... No, 3000 no, 3000 no, devo essere storto io, quindi per farlo storto leva 0,70. Perfetto. L'FSB del processore. Se ma le fai ancora i coccole ai clienti quando te lo chiedono? Quando mi chiedono sì, io arrivo a volte che ho detto a quello, se viene a piatti in 9 ti faccio pure 2 coccole. Mamma mia, Cucciardi! Cucciardone, oggi le pastarelle compratevele voi. Anche Cucciardi, che a parte il grazie, ma non ci abbiamo manco le banane, ci abbiamo dei crackers integrali ho comprato. Vabbè, ultimamente siamo light. Sì, però una banana a mandarino. Vabbè. Al supermercato ogni tanto devo pure presentare con caschetta di banana. Non ci sono andato al supermercato. Invece sei venuto 21 di prima, potevi passare a comprarlo. Gianluca M si è appena abbonato a Twitch Prime, bravo, forse ti farò lo sconto allora quando sarà. Può
essere. Ma non è vero. Il monitor di base non ha il G-Sync e non risulta nella lista dei monitor compatibili, mentre la versione da 24 pollici è compatibile e non mi dà problemi di lampeggiamenti o artefatti strani. È possibile che siano stati testati 400 monitor da parte di Nvidia? Può darsi. Ste, mi sa che Fabio ti ha messo a dieta. A me. Semmai il contrario. Magari sono io che metto a dieta lui. Stiamo a dieta entrambi, diciamo, per solidarietà. Stiamo un po' attenti. Allora, il case è, il case ce l'ha fatto cambiare. Inizialmente era un S340 dell'NZXT, è diventato un Lunar 23. Perché lo voleva un po' più grande, perché la moglie di questo nostro amico che l'ha visto, voleva quello con l'evento, l'ha vista davanti, non troppo chiuso, e si l'è visti sul nostro sito e ci ha scelto questo. Ciao Stefano, come mai il mio PC quando si accende rimane alla scritta ASRock? Vado a riavviarlo e va tutto normale. Qual è il problema? Ho aggiornato il BIOS. C'è un SSD, cioè... se è un SSD il 99% è rotto. Se, mi dici, se mi dici la marca dell'SSD ti dico anche il 100%. Te lo dico io. Se mi dici Crucial è... Drevo. Crucial, Drevo. Qual è quell'altro? OC0 se è la versione Radeon. Specialmente. Buongiorno ragazzi, sono riuscito ad entrare in live. Grande Mario Buzzi, bastonate sulle mani. Ragazzi, qui ci sono quasi 200 spettatori, ma solo 70 like. Come cavolo è possibile? Avete fatto quella cosa, ragazzi, di andare su Twitch e mettere follow su Twitch? Hai visto che stiamo alzando la media? Follow. Comunque, oggi dovremmo fare. Succedeva pure a me, anche tu, Cruci, Alex Fire. Dovremmo... Attenzione, sto aspettando e mi risponde. Vabbè, hai scordato a data. A data. Ciao Fausto, ho appena ordinato un SSD ma non vorrei mettere mano perché non è il mio campo. Posso portarlo da voi per farlo montare la prossima settimana? Sì che puoi portarcelo, poi decidi anche installare Windows, insomma ce lo devi lasciare, però sì, si può fare. Lui dice ho risolto aggiornare il BIOS, ho messo il follow. Ah, bravo Ciccio Palu che hai messo il follow. Quante persone hai follato su Twitch? Perché adesso è il nuovo termine, dopo il ben pomeriggio c'è anche il follato. Hai follato? Hai sabbato? Il team al completo, attenzione, eccoci qua. E Cinghialotto pure ci ha messo, c'è pure Laghi allora del team al completo. Io sono anche su Twitch, bravo Alessio la capitale, lo e sappiamo. E poi la loggia del Cinghiale abbiamo fatto l'icona e poi è sparito. Ma quello perché entra, dona e va via. È una cosa eterea, non puoi toccarla, capito? Samsung 840 euro, strano, Samsung è difficile proprio. No, è ma può darsi che c'è qualcosa all'USB che magari in avvio sta ceccando. Dovresti entrare nel BIOS, disattivare il full screen logo, spengere il PC, riaccendere e vedere dove ti si incaglia. Se fire, comunque sia un Crucial Beats. Ma lo Yanna viene? Forse sì. Non spammare. Allora, stare a mettersi like, siamo tante persone, io sto cominciando a montare il Tonos qua, cominciamo a montare. Allora, comincio a metterci anche il raffreddamento al liquido. Intanto che lui va avanti, io farò una selezione di quello che voi dite e lo riporterò a Stefano, quindi siate insomma di qualità. Perché sono in tanti, sono 200 qua. Rispondi a tutti, 62 rispondo a tutti come vorrei, non posso, lo sai bene. Ciò che devo 10.000 risposte. Ma è giusto, non puoi dire buttalo. Sì, ma non è tutte le volte che stanno a fare la cosa. È rotto. Ma non manco può essere il coso del Papa che vai lì, incontriamo 10 minuti. Il caffè. Vuoi vedere come si risponde? Braga, metti il follow. Ragazzi, io ho un 8600K con scheda madre, MSI, Grait, e Dio torna su perché è partito. Vedi, sei veloce. Hai detto, mo te faccio vedere. Vai, sbraga. Vai, stanno cucciati, sbraga, senza leggere domande. Piro, portacelo. Sbraga. Alessio la capitale, sì, ok. Johnny Bones, c'è la terza media. Poi vendiamo i cornetti. Ertix, uscirà, sì, uscirà. Io. Cazzo. Dai, ma che è? Non mi piace proprio quella piega che sta. Ma la famosa banana dov'è? Niente, sparito. Non ce l'avevo. Usciranno le... Che vuol dire cancelletto? Perché scrivete questo cancelletto? Che vuol dire? Usciranno le cancelletto. Come si può levare? Puoi togliere, la licenza è insita. Ma voi due, Francesco, voi due quando streamate su Twitch? Fabio streama la domenica, io streamo quando me va. Questo è il rapporto. Grazie intanto Andrea Piano per due caffè che fra poco ci facciamo. Usciranno nel 2050? Teo Cava, certo che usciranno, più avanti usciranno.
Mi sono rotto di chiedere, mi tengo la mia 1060 e buona. Lo so, ragazzi miei, se noi parliamo ogni tanto e ci dobbiamo interloquire tra di noi e voi scrivete delle domande, ma vedete che gli altri appresso a voi scrivono, voi ringraziate che almeno voi noi vi rispondiamo. C'è gente che quando farà live manco lo vede lo schermo con tutto quello che vi scrivete. Perché parli male dei colleghi? No, non è dei colleghi, c'è gente che starta lo streaming e dice: ah, perché io qua oggi mi sono fatto il caffè, sto a girare il caffè. E loro tanto mille cose, poi intanto alzano l'occhio e fanno. E continua perché dicono che è una cazzata. Che Stefano ha streamato i primi 10 giorni e poi basta. Non è vero, assolutamente. Ho streamato lunedì, oggi è venerdì. Quindi, magari se poi a risorta evita di streamare, tra la prossima è a 6:40 e 4. Perché mi ha dato problemi. È difficile rispondere a tutti, ma adesso rispondiamo. Ryzen 5 2006 RTX 2060. Amore? No, perché non è che hanno il nome simile, vanno bene. Cioè, sono sullo stesso livello. Uscirà un video su questo, me l'ha detto Francesco Di Profesi, il quale, fra l'altro, vi anticipo che, salvo imprevisti, venerdì prossimo ce l'avremo qui per un'oretta. Quindi, se ci avete domande in canna, preparatevele, perché lui di solito non fa le live. La 2005. Io ho detto ma falla una, fa no, vengo da voi. Vabbè. La 2050 uscirà sicuramente quest'anno, però uscirà probabilmente o a ridosso dell'estate o subito dopo l'estate, siccome poi Nvidia si tiene nascosto. Hai visto come ha fatto la 2060? La 2060 FOMO One Edge 2060 presentata uscita. Non è così che... deve essere, che a un certo punto, sennò poi dopo se ne parla. No, vabbè, però potrebbero pure. No, perché almeno non vogliono interrompere la vendita delle altre schede. Perché no, la gente dice: fra tre mesi esce la 2050, non me compro quella, capito? Allora. Sento tu dissing a Ciccio Game 89. No, non abbiamo neanche mai visto una live di Ciccio Game 89. Perché che c'è Ciccio Game 89? Si vede che fa tipo. Vabbè, ma Ciccio Gamer, ragazzi, ma penso che stiano 8800 persone. Poi dipende, se stai streamando mentre giochi. Penso che non riesci manco a vederla per quanta gente c'è. Penso che gli fa tu. Non fai in tempo manco a leggere. Allora, i 9 e 7K salgono tutti a 5 GHz? Sì, poi ci saranno sicuramente pure quella che magari è un po' più fortunata e quello che è meno fortunato. Joant, posso portare il PC da voi? Sì. Ha mai sentito parlare della marca Rio Toro? Che? Rio Toro. Ma che è un energy drink? Non lo so. L'energy drink Rio Toro, ti rialza in un attimo. È questa qui, se hai problemi con la mazza, prendi Rio Toro. Francesco è Kernan, per chi non lo sa, semmai è Kernan. Kernan con due N, è il nome, non scioglilingua. 2030 esce e uscirà pure. No, hai detto che non esce. Lo so. La 2030, ragazzi, in sala se esce, perché può darsi che terranno la 1050, come hanno tenuto per dire. Già che sono così, già mi ha fatto nervosire. Questo sarà Iannello. No, non posso andare così. Chi è? Comunque, il signor Stefano, risolto con le Noctua. Industria 2000 RPM, che ha ordinato il signor Fabio. Meno rumore, maggior performance. Grazie, Fabio. Gerardo, quelle, le Industria sono delle ottime, ottime ventole. Poi ho una 1063 giga, senso mi conviene upgradarla, dipende se ancora ti va bene per quello che ci fai. Yann Aizir, non è vero, non è lui. Allora non sono pazzo io, ora sta iniziando a uscire questa marca di PS1, inizio ad avere paura per le mie future config. Vabbè, basta che stai attento a non prendere. Se devo vendere una scheda video, dove la trovo a vendere? Dove la trovo a vendere? Vai su subito.it, su eBay, sul marketplace di Facebook, c'è cioè il mercatino. Spargi la voce, insomma, dipende. A Biasagno no, ragazzi, a Biasagno non si va bene. Dove state? Guarda, basta che cerchi sul nostro sito, trovi le mappe e ci trovi comunque altezza di Burtina, questa stazione di Burtina. Non è lui? No, non è lui. Bravo, ci saranno altri modelli di 2060 oltre alla Ventus? Assolutamente sì, Airtrix. Adesso ci arriverà anche la Gaming X, Gaming Z, mi sembra, ci arriverà più avanti, però sì, ci stanno. Raga, un cellulare con la scheda mare andata, no. Il cellulare non ti so proprio aiutare, caro. 9.9K, può andare oltre i 5 GB su tutti i core? Credo di sì, naturalmente, però non so che tipo di raffreddamento devi metterci poi per riuscire a overclockarlo a quel livello, non capisco a cosa riservo per overclockarlo fino a quel livello, a meno che non ci fai... un lavoro anche di montaggio video. Ma Tacchino e Stefano, mi devo preoccupare che già lo stato di salute del mio SSD dopo un anno è 93% di vita secondo Crystal Disk? No, perché?
ti devi preoccupare. Fino a che va, va naturalmente. Poi una volta che sono passati 4, 5, 6 anni, a quel punto lo metti come secondario. Che pezzi stare montando? In descrizione, Giovan, trovi la descrizione dei pezzi che stiamo assemblando da di loro. Adesso che finalmente vi sono arrivati, qual è il vostro giudizio sulle 2060? Davide, non le ho ancora provate, a vederle, quella è una scheda. Mazza, oggi mi sono due questi cose. È una scheda molto sentita, molto aspettata, che comunque si va a infilare in una fetta di mercato con il prezzo che mancava da quando uscì la serie 2000, quindi bisogna vedere. Una 1050 Ti, mi conviene aspettare la 2050? No, secondo me, Teo, no. La 2050, che andrà come più o meno una 1060, fai un piccolo upgrade, conserva la 1050 Ti fino a quando non passerai a una 2060, magari la 2060, quella con DDR5 che costa un po' meno, ci stanno modelli, e aspetti l'offerta, così almeno compri una scheda e fai un po' il salto di qualità, sennò stai più o meno sempre là. Poi. Poi ti levo un po' di cartaccia. No, per 200 euro sull'usato cosa si prende? Di che cosa? Consigliate l'SSG in Kingston, date il loro basso costo. Sni, c'hanno delle, la linea economica c'ha delle celle, almeno da che so io, che hanno una durata minore della concorrenza, poi è per quello anche che costano meno. Era uscita addirittura una versione una volta, mi sembra la prima serie V, che addirittura c'aveva una garanzia che ti davano che era ridotta in base all'utilizzo, cosa che poi non si poteva fare, insomma un casino. Però diciamo, quando si va sulla fascia economica già costano talmente poco. Voglio dire, se lo paghi 22 o 19, che te cambia? Giusto. Che ne pensate della ASRock? In generale? È una buona marca economica. Ho già risposto. Che devi dire? Sul sito avete messo 2060 8 de... sì, perché può darsi che mi sia sbagliato perché ho clonato un'altra scheda. Si sì. Sbaglia sempre. Sbaglio sempre, lo vado a correggere. No, l'ho sbagliato. Che ha fatto i danni? No, ho montato i supporti da AMD su processore Intel. Ah. Allora, prezzo no, guarda, per i prezzi li vedete tutti sul sito, ragazzi, perché non è che mi ricordo tutti a memoria. Adesso se mi dovete col sito a fianco di tutto quanto non ce la faccio. Allora, ma se metto una fettina di banale ti stia bene? Assolutamente sì, peccato solo che poi dopo un pochettino si spiacci che va a spasso, però sì, lo puoi fare. Questa è di RTX, l'ho messa, è giusta. Può essere che ho sbagliato. Dove dici che ho sbagliato? In descrizione qua? Poi c'è di là. È il Mosca. Che sta a fa qua? Sta formattando cosa. Ma scusami un attimo, ma no, io no, ma mi hai chiesto un portatile a me, no, è giusto, 6 giga. E lui tanto sta là, sta sbragando portatile nuovo che si è comprato da noi. Ma che vuoi? Bene, se metto una fettina di banana ti sia bene, dai, stiamo raschiando il fondo del barile. Io ho detto di sì. Ma quella è la sera della cooler? È la sera di Stefano, tanto per cominciare. C'è un contratto. Non è la se... Allora, quella che stanno pubblicizzando adesso, che uscirà e che fra l'altro ci consegnano anche a noi per la vendita, non è questa versione. Questa è una DX Razer edizione limitata Cooler Master, che non è in vendita e non lo sarà. Quella che fanno loro è simile, ma non è della DX Razer, è proprio prodotta la Cooler Master, ma non è così, è diversa proprio. Capì? Pensa come sono speciale. Allora, 200 persone con solo 99 like, bushate come... In effetti, cioè, abbiamo un rapporto tra persone dentro e like che è imbarazzante. Che fa, cioè, E più passa il tempo, più peggiore, questa è la cosa. È vero, ma è brutta. Ma che vi pesa il dito? Sempre non vi bene un'altra cosa. Ho detto, vi pesa il dito. Che è, si è passato il chicco di riso? Sì, ci mancherebbe. Comunque hanno fatto un video su Tom's Hardware, sì. È uscito 5-6 giorni fa e fa come spammare la stream, e hanno fatto il confronto tra tutti i metodi. Ci hanno messo il fingerone? Aspetta, fammelo dire, no? Ho detto fammi vedere se c'è, perché c'è il chicco di riso, le solide,
e ti fa vedere praticamente come la metti non cambia. Esatto. E c'è anche, c'è volendo, c'è anche chi la spalma. E loro fanno la spalma con la spatolina. Ma non lo sanno che se spalma. Infatti, un sacco di gente sotto, se tu leggi i commenti, ha scritto: io la spalmo col dito, io col ditone. Gente ha scritto ditone. Col ditone? Sì, perché siete che è gente che segue pure a noi. Bello, bravi ragazzi. Andate a spargere. Anzi, serie 194, fate questo. Andate su Tom's Hardware. Ok, mandate sul canale di Tom Sardware, fatemi questo favore, andate sul canale di Tom Sardware, prendete il video della pasta termica e sotto scrivete: io spalmo col fingerone come Stefano di EasyFix. Vediamo in quanti, vediamo quanti stasera li conto, vediamo quanti, ve lo ripeto, andate sui canali Tom Sardware, tra i video recenti trovate quello del, dove spiegano come spalmare la pasta termica, che l'ha fatto tra l'altro il ragazzo dei Prodigy, che mi scordo sempre come si chiama, Lorenzo. E scrivete nei commenti testuali parole: io la spalmo col fingerone come Stefano di EasyFix. Così vediamo se se ne accorgono. Se si accorgono di questa cosa. Mi raccomando, 194, dai, fatelo. Vado a controllare. Adesso tra 5 minuti. Riformo, mi date un consiglio per un monitor gaming? Meglio pannello UA o pannello IPS? Vai. Questa la lascio a te. Queste sono quelle più complicate. Domande. Dove sta? Su YouTube. Ma sono persa. Meglio un pannello. Allora, beh, qua è tipo. È come se mi dice: meglio la Coca-Cola o la Pepsi? Sono quelle cose che non ti si può rispondere. Per il gaming, secondo me, è meglio il pannello VA, anche se l'IPS ha i colori più fedeli. Ma noi quando stiamo a giocare dei colori fedeli, che ce ne frega? Ultimamente c'è la cosa dell'IPS, quindi stanno cercando di produrre pannelli IPS con caratteristiche da gaming. Però su un sacco di modelli che vengono prodotti col doppio pannello vi dimostra che il VA va sempre meglio in ambito gaming. Poi dipende dal tipo di pannello, dal produttore, da un sacco di cose, da quello che ci dovete fare. È troppo variabile. Io la spalmo col fingero come Stefano di Svix, come ha scritto Inge Ciccio, perfetto. Signor Fabio, se scriviamo così ci bannano, dice. Non credo, io credo che se ne renderanno conto. No, no, ma non te possono bannare. Te possono bannare per un commento. No. Mica spam. Visto sto video pensavo a Stefano. Anche perché lui a fine video fa: fatemi sapere voi come la mettete. E voi, io la spalmo col fingerone come Stefano di Svix, giusto? Giusto. Fammi piega, anzi adesso va a vedere quanti l'hanno fatto. Tanto ci conosce pure, se fa pure Durisana. Ma sì, se farà Durisana, andiamo a controllare. Allora. Andiamo a controllare, allora mo ci vado fisicamente. Intanto io ho vidato tutto il radiator qua. Allora, voglio fare tutto prima. Commento su Tom's fatto, signor Fabio. Andiamo a vedere quanti di voi sono stati bravi, Devo andare sul video, allora. Imperdibili, configurazione. Applicare la pasta per me. Io intanto finger uno qua. Vediamo. Vediamo, 7000 visualizzazioni, non male questo video qua. Andiamo a vedere, andiamo nei commenti. Io l'ho sempre appena il chicco di riso, passa. Okay, no, ordina per dal più recente. Vediamo. Allora, ci abbiamo Antonio R, Ivan Di Palma, Mondial, GR Technology, Andrea Stefanello, Andrea Fassina, DMC, Ertix, Francesco Pollina, Wargamer. Vabbè, se ne in parecchi, diciamo che se ne saranno accorti. Comunque stava in descrizione del 2060 da 8 giga, diceva Ertix. Capito? Fingeronato stava in descrizione delle. Siete che tu nella descrizione da 2060 le scritte c'ha 8 giga. Ma no, io ho fatto copia e incolla al sito MSI. Copia e incolla delle 2060. No, dimmi bene dove Ertix, perché al volo non l'ho trovato. Se è una B450 passi una X470, cambia piattaforma. No, considerate più l'acquisto di una 470 o di una B450? Ah, nessuna delle due. Dai. Sei ancora in tempo. O poi io le rispondo così, vabbè, allora rispondite. Ti dico, guarda, dipende che processore ci monti sopra, la X4. Uno che non va bene, perché sono tutte le chipset, ci va roba che non ci piace, va bene? Ho capito che non ci piace, ma io te devo dire comunque la mia giusta. Vai, digliela. Ti dico, prendi una B450 se stai prendendo un 2006X o un 2006. Anche Dario RTX, complimenti, grazie. Allora, c'è anche Luca Civita, che tra l'altro si è venuto prima a spiegarmi una cosa. Io ho mandato un audio di 3 minuti, a metà l'ho spento e che non ci ho capito niente. Allora, senti, no, questa te la devo dire, no? Te devo fare un disegnino. Te devo fare un disegnino perché non riuscivo a farmi vedere. Guarda. Allora, no, te lo faccio perché è carino. Allora,
lui dice, no, praticamente abbiamo un progetto per farvela breve, Luca che ha laureato, così abbiamo pure voglia, magari mettere... c'è la ma... no, no, vabbè, è giusto, perché no, ti fa laureato. Capire che chi c'ha la laurea ragiona in modo diverso da noi, vediamo se tu capisci. Quindi è diversamente laureato. Vediamo se tu ci arrivi, fermo, perché lui non ci è arrivato. Mm-hmm. Allora, aprite bene le orecchie, eh. C'è una bottiglia, ok? Lui ha tirato fuori questa e dice fate un raffreddamento al liquido utilizzando una bottiglia di vetro, quindi immagina una bottiglia di whisky, lui ha detto, no, prendi la bottiglia del Jack Daniels per idealizzare una bottiglia che tutti avete presente, no? Lui dice utilizzatela come vaschetta, ok? Sì. Fino a qua, sì. Da sopra la carichi, però sì. Da sotto devi uscire. Sì. Abbiamo il primo problema, fermo restando che lo faremo, però... Senti, il secondo audio che ti ho dato la soluzione. Aspetta, Luca, prima fammela raccontare. Vediamo se altre persone con la laurea riescono a risolvere questo problema. Allora, sul vetro non si può fare la filettatura, almeno che io sappia, perché il vetro comunque si spacca. Il vetro al massimo riesce a tagliarlo. Con la fresa giusta, il giusto giro del trapano riesce a tagliarlo. Una volta che tu hai fatto il buco sul fondo di questa bottiglia, ci devi applicare un materiale che sia... sul quale tu possa fare la filettatura, tipo metallo ad esempio. Facciamo conto che lo facciamo. L'acqua ha un peso, quindi se io ci appiccico qualcosa sotto questa bottiglia, se l'acqua pesa, prima o poi l'acqua uscirà. Sì. La soluzione qual è? La soluzione è, se questa è la bottiglia, vi faccio un disegnino brutto come la morte, ma capisci, Non vedono loro. Se no adesso te lo faccio. Ok, questa è la bottiglia. O cambi, okay. Cam. No, vabbè, posso pure cambiare cam. Senti il ragionamento che ho fatto io. Questa è la bottiglia, non puoi bucare, devi mettere dentro una piastrina, no? Mm-hmm. Che c'era una sua larghezza. Se io la faccio, fai conto che è questa, ok? Ci devo mettere questa piastrina sulla quale io ho la filettatura. Questo deve andare qua dentro. Quindi io faccio il buco. Mm-hmm. Vediamo se capisci qual è il problema. Come questa, la faccio questa, a fare entrare? Beh, subito, uno glielo ho detto, eh. Ok, come ce la fai a fare entrare? Devi fare il buco. Se io il buco lo faccio della stessa misura di questa, non ci entra, ma poi riesce pure. Esatto. Io gli dicevo, Luca, deve essere una cosa che poggia almeno per 1-2 cm su ogni lato, perché l'acqua pesa, se no alla fine, e gli ho spiegato, poi pesa, calcola che pesando un minimo i bordi me li farà alzare, un minimo. Lì poi lo puoi siliconare e puoi evitare che si alzi. Però di base deve poggiare sul fondo della bottiglia. E lui mi continua a fare, no, ma che c'entra? No, ma insomma, non ca- alla fine gli ho dovuto disegnare la bottiglia vista dal basso, che è brutta, però ti dico, questa è vista dal basso, e ti dico, Luca, non ci può entrare, no, è più stretta. Lui mi guarda e mi fa, devo trovare una soluzione a questo. Ho detto, Luca, non c'entra, cioè, io se devo far entrare, porca miseria, questa è la bottiglia, questo è il buco che gli faccio e questo è quello che ci devo infilare dentro. Come fai? È impossibile. Certo. Come fai? Da sopra è chiusa, da sotto non ci passa, non si può fare. Ma lui dice che ha la soluzione. Ma te la posso trovare io una soluzione? E trova. Te la faccio semplice, la bottiglia sopra è aperta perché c'è il buco per tappo. Sì, ma è troppo piccolo rispetto a quello che tu ci devi mettere. Perché ci rimette una piastrina così? Te ci rimette la filettatura in grado di poterci avvitare un tubo da un quarto. Ma non la puoi fare sul vetro. Non la puoi fare sul vetro. Se io sul vetro ci faccio un buco, un cerchio rotondo, dove ci si incastra un perno in plastica o metallo del diametro di quel buco, ma che sopra è spanciato... Ma si deve incastrare. Io lo calo da sopra con una pinza, lo faccio passare dal diametro del collo della bottiglia, lo infilo dentro, una volta arrivato sotto lo faccio innestare, lo spingo verso il basso... Quello avrà la filettatura e quello lì avrà un bordino, una spalla superiore che tu quando lo infili, quello per forza di cose farà pa e rimane il sopra attaccato al vetro e sotto ti dà l'impanatura per avvitarci il raccordo. Ma da sopra il buco della bottiglia è piccolo. E si fa come quando costruisci un veliero dentro la bottiglia, una pinza bella lunga, prendi un raccordo rotondo, una filettatura. Quindi gnafa non torno poi alla bottiglia. Quelli lì la rompono la bottiglia con un filo, a forza di far così gli rompono il culo della bottiglia. Rimpatelo questo che sta e te sto spiegando. Ma te sembra una cosa da di poi non li ricordi. Una volta che l'hai rotto non credo che lo ricordi comunque. Allora, ti sto spiegando una cosa seria, però, dai.
Ma te rendi conto di quello che hai detto? Oddio. Ma ah, fa due caffè per favore. Sì. Tanne tre. Di quell'altro, vabbè. Vedi? Su YouTube. Andato in modalità con le iscrizioni, per il veliero. Su YouTube c'è un video di un russo che ha utilizzato una bottiglia di vodka per la vaschetta. Vedi? A questo punto stampi di tutta la bottiglia. Praticamente ha fatto un water loop a una bottiglia di vodka. Ma si può fare, ragazzi. Si può fare. Si può fare. Va bene. Su Twitch potete rivedere la clip, ragazzi. Quindi se non l'avete ancora fatto, andate su Twitch. Easyfix. Followate. E potete anche rivedervi la clip. È scappato così. Era di gole perché come a telecamere spente, te sto a dire, la bottiglia gli rompi, mo non lo posso ripetere, però gli rompi. La rompi a metà. Con il filo, si taglia il pezzetto del sotto della bottiglia, the bottom of the bottle, si stacca, mettono la navetta dentro, costruita fuori e poi rincono la bottiglia. Siccome noi non lo possiamo fare? No, perché tu ci rimette l'acqua, loro ce lo mette in veliera un modellino, quindi una volta che ha rincolato non si vede più la spaccatura, che lo fanno in un punto. Vabbè, HyperX è una buona, è buona per le cuffie, sì, è una buona marca. Caffè senza correzioni, mi raccomando, assolutamente sì. Raga, se mi voglio far cambiare il distributore della scheda grafica Zotac, perdo la garanzia? Sì, perché per svitarla una delle viti ha il sigillo. Vedete la bottiglia della salsa alla bocca grande? No, non c'è la bottiglia della salsa. Comunque, se ci riesco, mi regalate una RTX. A che fa? Ma che te regalo, Luca? Cammina nel vostro shop, l'iscrizione, dettagli, MSI, forse 160, Ventus è scritto 8 giga. Allora si vede che era sbagliata pure sul sito MSI, perché l'iscrizione è stata presa e copiata. Poi il vetro, appunto, si salda. Appunto, si salda col calore. Ma il fondo lo levi, fa a caldo, perché con l'acqua perde. Ma il fondo lo devi fare a caldo, perché con l'acqua perde. Certo, è normale. Le schede di Zodac non hanno sigilli di garanzia. Ah, dicono che le schede non hanno sigilli di garanzia, quindi la potresti smontare. Ragazzi, effettivamente l'iscrizione di Ventus sul vostro sito è scritto 8 giga di 3.6. Ok, la correggiamo subito, non appena Fabio ha fatto. Vedete, hanno sbagliato sul sito MSI. L'iscrizione della scheda è scritto 8. Io dobbiamo dire a Toddo, ma oggi è il suo compleanno, penso. Sai che se ne frega. No, vedi che... Poi, dicevo, allora, comunque, intanto... Torniamo a noi. Oh, facciamo così. Oh, intanto ha chittato tutto il sistema qua. Scheda madre, processore, RAM, dissipatore. È vero, c'è 8 giga di DR6. Male. Quindi pure sul sito MSI è così. Secondo voi ci sta una Asus MG278Q con RTX 2080? Sì che ci sta, certo che ci sta. Poi i like, ragazzi, i like. Allora, dice Cucciardi. Allora, intanto io scarto l'alimentatores e ce l'andiamo a montare. Allora, eccolo qua. Eccolo qua. In questa build si vorrebbe costruire la PSV anche con un Antec 520? Sì, in realtà sì, lo potresti fare. In questo caso noi abbiamo messo questo tipo di alimentatore perché comunque stai a posto da qui ai prossimi 10 anni. La vostra amica ogni quanto andrebbe cambiata, ma per un discorso che quando lo pulisci per bene lo smonti, almeno una volta ogni paio d'anni dovrebbe installarlo. Fai pausa caffè? Pausa caffè. Ma avete fatto gli auguri a Vincenzo MSI? Ancora no, Cla, non è che muote perché stai appizzato dentro... Vuoi fare il matto, eh? Io sì, devo... gli ho mandato un video messaggio. Non ne ho fatti io, ma perché i miei si deve meritare. Gli ho mandato un video messaggio mentre stavo in matto. Mentre stavo in matto. La 2060 Founder Edition, me la consigliate? Sì, sicuramente ha una prestazione. Sì, l'ho visto, l'ho visto metà, perché poi dopo c'ho avuto una fame. Posso prendere il caffè su un Antec 750? Va bene, prendilo. Grande intanto Abigoric, si è appena abbonato a Twitch Prime. Vabbè, giusto, almeno un po' più grande sto. Giusto. La 2060 come tavolino. Aspetta, questa la devo immortalare. Si chiama una Vincenzo. Anzi, no, io faccio il video, solo per lui questo. Sì.
E qual è la parte più noiosa da montare in un computer? Ma generalmente è il preparare raffreddamento al liquido. Sì. Allora Vincenzo, auguri, questo è solo intanto per te. Aspetta, ti vorrei far notare che sono 65 persone più 192, fatti i calcoli, che stanno vedendo Stefano, che ti farà gli auguri. Ma prima si prenderà il caffè su una scheda video che è la 2060 Ventus, appena arrivata. Devo dire che è molto stabile, molto comoda. Diciamo che il caffè ci si prende. Dobbiamo provare con la 2080 Ti, che è un po' più lunga, se riusciamo a farci anche un banchetto, un pranzo. Sì, tra l'altro, Vincenzo, vai a correggere che c'è scritto qua, ci dicono tutti questi, vedi, ci stanno dicendo che sul vostro sito c'è scritto che la 2060 Ventus c'ha 8 giga, vai a correggere ASAP. Dai, su. Allora, qual è la parte, quello che ho detto, like messo solo per la frase, gli rompono il... Vabbè, quella è uscita, di solito non gli escono a Stefano. L'RM850X è un buon alimentatore? Sì, è un buon alimentatore. Che ne so, qui mangiamo dolcetti. Sì, qui mangiamo dolcetti. Ma perché? Dove stai? Stai a Milano? Non è perché, comunque, proprio a sbafo. Mi piace sulla fiducia. Chiedo scusa, ma anche le frequenze di lock sono sbagliate. Ah, allora può essere che ha sbagliato. Grande Pierluigi che ci dai questa bella dritta. Adesso glielo vado a dire. Ma secondo me hanno sbagliato loro, perché lui è andato dalla pagina giusta. Cioè, farete un giorno un assemblaggio server? Sì, ma è difficile, ce lo devono chiedere, capito? Aspetta che intanto mi alzo sempre qua, perché sennò io faccio dei voice, solo la voce. Alziamo un pochettino qua, che mi sentite un po' meglio. Ecco qua. Oh, almeno sto qua in piedi. Già c'ho un cazzillo e mezzo qua. Da quanti anni hai aperto il vostro negozio? Circa 13 anni. La pagina MSI è corretta. Allora ti ho sbagliato, Fabio. Voglio dire. Sto a Bergamo in MSI. Bravo Claudio, bravo, bravo. Allora, fagli gli auguri a Vincenzo e digli che Fabio non scemo perché si è sbagliato lui a copiare la descrizione. Adrian Croner, ragazzi, purtroppo vi devo tornare, auguro un secondo momento questa diretta. Bene, vi serve qualcosa? No, dipende. Dipende da quello che ci puoi portare. Cosa ne pensate del canale di Falco 75 che fa i test degli alimentatori? Falco ci ha pure commentato un video a noi una volta. Lui fa dei test specifici con un macchinario che comunque sia testa, però li testa sotto lo stress e vede tutte le impedenze e tutto quanto. Grazie intanto Imperatore Kiwi per tutti i bits. Dipende quale corsere, se è 50 è buono. PC Sera EasyFix, ma perché EasyFix Ian? Iani? EasyFix Iani? Ah, EasyFixiani sarebbe la frase, però siccome EasyFix lo mette in arancione e poi Iani no... Allora, confermo sul sito MSI, nessun problema. Allora, quello è il problema, è Fabio. Pasta termica della Thermal Green, sì, è un'ottima pasta termica, ma si spalma solo con la paletta, non ci provò col dito. Infatti, giustamente, la spalma è fatta solo con la paletta, non sono riuscito a metterla. Sono riuscito. Per quella forza, quella c'ha una viscosità che è per forza così. Ciao intanto a tutti, ciao, chi sta entrando adesso? Allora. Allora. Io posso dire che una pasta termica come la Silver 5, a distanza di 7 anni, il tubetto stava dentro a un cassetto, non ha perso consistenza perché non si è indurita. Consistenza. Ah, buono. E comunque hai sbagliato te. Sbagliato io? Sì, hai sbagliato la copia della descrizione, sbagliato. Non ha perso consistenza, ma in termini pratici ha perso 4-5 gradi di temperatura. Sì, sta il red box dell'Hitech, lui lo ha testato e non è andato bene. Beh sì, quello è un alimentatore economico, naturalmente. Ben pomeriggio intanto Alessandro Calabrese. È un alimentatore economico, non male che se fai dei test sotto stress vai a vedere, sicuramente non è fatto per alimentare magari una 2080 Ti, no? Prendi i difetti nel MB530. I difetti nessuno, perché alla fine è sempre a gusto. Intanto io continuo qui l'assemblaggio, visto che stavo preparando l'alimentatore. Ci sono differenze tra varie paste termiche? Beh sì, la differenza è al di là della viscosità, quindi come si spalma, come si stende, più liquida, più densa, eccetera, e anche il contenuto, ovvero le particelle che ci sono all'interno, che fanno sì che poi ha più conduttività o meno conduttività, e questo infatti ne determina anche il costo. Quindi sì, però alla fine quando vai tra MX4, Silver 5, Therma Grizzly, Noctua NH, quella 1 come si chiama, e tutte, stai che ti passi pochi, un grado, forse due gradi tra l'una e l'altra, quindi è difficile, poi dipende che quel grado è influenzato da tanti altri fattori, hai il flow, tipo di dissipatore, come sta messo il case, sotto al tavolo, sopra al tavolo, aperto, chiuso, quindi alla fine poi dopo diventa una cosa secondaria. L'importante è usarne una buona, che vi soddisfi, insomma, che avete la consapevolezza che state utilizzando una buona pasta termica.
Allora, intanto io sto mettendo qua tutti i cavetti sull'alimentazione. Qui ci abbiamo l'abbiamo messo, questi li possiamo togliere, mettiamo pure qualche cavo. Allora, io ho comprato una RTX 2080 della Gigabyte e vi do ragione sul fattore coil wind, anche se personalmente dopo pochi giorni da me si è assestato, ma già di base era leggero. Quando l'ho presa non c'erano molte schede sul mercato da scegliere. Sì, è vero, de facto è un pochettino la Gigabyte, purtroppo è a questo tra virgolette difetto di fabbrica che lo accentua un po' di più. Alla fine un boss bracket a tutti, esatto. Com'è la Master Gel Pro di Cooler Master? Non è male, bravo, anche quella non è male come pasta. Non l'ho ancora provata, però ti devo dire, però comunque sia non è male. Allora, qui intanto metto un SATA, poi metterci penso anche un Molex qua, e un Molex. Quando assembli devi avere la massima sensibilità e tranquillità nel maneggiare i componenti, prenditi tutto il tempo necessario e senza interruzioni. Di che cosa stiamo parlando qui? Dei gaming setup. Se come pasta termica uso quella del cinese. Bravo Manuel, bravo. Anche la Zodiac 2080 Di Eagle Wine. Ok, lo fa. Sì, la Zodiac è vero, un pochettino pure lo lamenta, ma non su tutti i modelli. Come quando smonti un notebook, lì devi stare un po' più concentrato perché non devi focalizzare quello che stai svitando e dove lo stai mettendo per ricordarti poi. Nuova Utopia F9, sì, l'ho visto, ma non mi piace. Non mi piace la Master Gel, te la danno in base di storico di quel master, dipende qual è la Master Gel, perché se è quella base è in ceramica, è una pasta comunque più bassa rispetto alla silver, insomma la pasta del capitano. Quanto ci impiega un principiante a montare un PC, quanto ci impiegate voi? Noi, dipende dal tipo di PC, se mi devo sbrigare ci posso mettere pure quarto d'ora, 20 minuti, insomma, se devo andare di corsa, normalmente sei un po' più fai un po' più sbafato il lavoro di rifinitura, no? Non che lo monti male, però passi il cavo magari in maniera meno più confusionale, meno ordinata, stai attento a queste cose qui. Una persona normale, per se non lo monta spesso o è alle prime armi, naturalmente per fare le cose con la giusta calma ci può impiegare pure un'oretta e mezza, pure due ore e mezza, dipende da quanto va con calma. È come se io mi faccio il cambio delle pasticche della mia auto, io magari lo faccio, ci metto, io mi prendo due ore per farlo, dico ok, in due ore ci devo riuscire a smontare la gomma, ok, se vado da una persona che lo fa, è un meccanico, il click un attimo, te leva la gomma, apre il pistone, te la infila, quello in 10 minuti te le cambia. Ognuno c'ha il suo lavoro, insomma, ragazzi. Ma perché risultano i punteggi a Ranked? Non lo so, Imperatore Kiwi. Forse perché non lo so. Hai messo il follow? Di solito non più di 25 minuti. Una domanda a Stefano, l'antivirus di Windows che ha rilevato un Trojan, l'ho messo in quarantena, dove posso vederlo per eliminarlo? Devi vedere se dall'antivirus che poi è il Windows Defender, se ti fa entrare lì dove vedi questo file in quarantena, ti fa agire, ti fa fare qualche azione su di lui. Però di preciso non so dove dovresti, perché non ce l'ho davanti per poterlo provare, vedere, insomma. Vogliamo qualche scatola di mezzo, visto che ci siamo, vogliamo un po' più ordinati. Questi li togliamo, e questi li togliamo. Togliamo un po' tutto. Allora, un consiglio, quando si smonta qualcosa di complicato, una scheda grafica, fare foto per ricordarsi. Sì, le foto anche è un buon modo per ricordarsi, al momento che adesso ce le abbiamo sempre a portata di mano e le possiamo utilizzare quando vogliamo. Naturalmente se facciamo una foto a come stava una cosa, poi riusciamo magari a guardarla e a replicare. Allora, intanto mi avvicino. Coins, perché coins slash coins, dov'è? Si è aggiornato a fine. Ah, si è aggiornato a fine live, ok. Sofobia Nanolis, ciao Biomonti. Ciao, ti saluto così almeno siamo contenti. Poi, oppure voi la live va a scatti. Che state utilizzando la linea là davanti? Eva? Che stiamo utilizzando la linea davanti? No, ma fa niente. Adesso aggiornamenti, cose varie? No, non è connesso internet. Ah, ok. Allora non lo so. Poi. Allora, intanto vabbè, io metto video l'alimentatore. Ma tu stai impegnato? Sì, Mario.
Non mi fa eliminare, posso utilizzare la comazione e mi dice di consentire. Da me va bene la live. Allora si vede che è la linea tua che ti dà qualche tipo di problema. Poi, messo questo, avvitato l'alimentatore, vi faccio passare qua il cavetto e ci andiamo a mettere la scheda madre con tutto il radiatore. Questa è un po' più scomoda come manovra, no? Perché quando lo devi andare a mettere, dici, cavolo, c'è il radiatore in mezzo alle scatole che li pesa e fa tutto quanto. Però alla fine dopo state più comodi perché già ho avvitato tutto. Adesso metto, prima di avvitare la scheda madre, mi metto l'8 pin per la CPU. Se riesco a metterlo, perché questo qua è rigido da morire, eccolo qua. Oh, ecco fatto. E lo andiamo a avvitare, quindi questo me lo appoggio qua così. Oh, benissimo. Poi questo c'è parecchio spazio, quindi sto veramente comodo. Ecco qua, fatto. Sarecce. Andiamo ad avvitare. Allora, anche se un po' tanto, l'ho pagato 35 euro. Che cosa? Su Twitch va bene, benissimo, benissimo. Vedo il messaggio sotto che scatta un po'. Ma no, penso che quello sia proprio il programma che scatta. Non so che. Allora, intanto mi avvito la parte superiore, così dopo avvito subito il radiatore. Facciamo uno. Intanto togliamo pure questa. Questa è un po' meglio. E ti metto pure sta gamma così. Siamo più deep, più inside. Ma quanto spazio c'è sopra la scheda madre? Cioè, altro minimo 3 dita. Eppure sto a 200 mbits. Non lo so perché. Allora, se collega la motherboard ben controllata da lei, se le collega il fa controllare il case, se le controlla il case. Perché io ho più punti di chi ha molte più ore di me? Non lo so questo, imperatore. Non lo so. Forse perché... Ah, perché tu fai punti anche donando i bits, eh? Quindi può essere che ne hai fatti di più. Se con l'iscrizione mi sembra che, come ha detto Davide, ti dà 5 punti con l'iscrizione, con il sub invece quello che puoi fare tramite Amazon Prime, oltre a darti tutti i bonus, te ne dà mi sembra 15, quindi parti bene. Allora, finisco di avvitare qua, in realtà già mi avvito subito il radiatore, questo qua già me lo so preparato con tutte le ventole, vabbè, le skill, lo mandiamo dietro così. Questo lo piazziamo qua. Questo piazzato qua, però. Ecco, dovrei arrivare così, perfetto. Mi piace. 10. Allora, anche qui sono sempre usi restante di 7 anni. Thanks Redemption 1. Attenzione, di che cosa? Ah, ok, sono consigli, eh. Domanda, l'evento del case standard hanno velocità fissa o gestita dalla scheda madre? Generalmente quelle, poi standard, quelle che ti danno con la scheda madre sono come quelle che compri aftermarket. Quello che cambia spesso è la qualità stessa della ventola, la luminosità in base a quantità di aria spostata. Però sono sempre gestite, almeno quelle 4 pin o quelle 3 pin sono gestite dalla scheda madre, quindi le puoi collegare o a un controller che ti danno con il case o alla scheda madre, e quindi di conseguenza sono regolanti, eh. Quanto costa l'aglio che stai montando? Questo qui dovrebbe costare circa, questo è il Mercury 240. Questo costa, te lo dovrei vedere sul sito, sta intorno ai 90 e qualcosa. Comunque, se ti dicevo, che ne pensi del pad termici come dissipanti per CPU? No, secondo me no Dario, cioè il pad termico lo puoi utilizzare in diversi ambiti ma non per dissipare il processore. Non ha la stessa portata, infatti si utilizza più per le memorie, per i chip di memoria che stanno sulle schede o portatili o schede video o chipset insomma stesso, però non direttamente attivo, perché secondo me non ha la stessa portata. Beccato, ho copiato le specifiche. Ah, sbagliato, vedi, RTX 27, bravo Pierluigi, pensate quanto ci sei stato a cercarlo. 10 gradi in meno solo con quello. Ah, stare parlando di sempre di paste termiche qui su. Bravi ragazzi di Twitch, bravi, molto tecnici. Una domanda, ho installato un NVMe sulla mia X299 Carbon. Cosa devo fare con la pellicola protettiva del secondo pad termico che non uso? La devo togliere? Che vuol dire del secondo pad termico che non uso? No, la pellicola no. Tu quando apri, togli lo shield,
dovrebbe avere sulla base un pad termico e sotto un altro pad termico. Alcuni hanno solo sotto, perché inizialmente li mettevano solo sotto allo shield che tu rimuovevi, c'era il pad, invece adesso lo mettono proprio tra due cuscini, uno sotto e uno sopra. Cioè, mi spiego come mai vedo ventole montate in immissione sul dissipatore in alto? Come in immissione? Come in immissione? Dove vedi in immissione? Poi spiegami, così almeno ti spiego. Però devo capire bene quello che mi intendevi. A Blink andava piuttosto bene per la CPU, era una nuova soluzione. Sì, non l'ho visto, sinceramente. Non so, ma secondo me no, però. Poi viene pure dal pad termico. Che giveaway ci sta? Guarda, sotto la pagina, non so se è stato ancora inserito da Davide, abbiamo fatto il login con i tre giveaway che verranno dati il 31 marzo, per i punti che... questo è per il discorso Twitch. Stessa, fa macello, estrazione, emissione. E dicevo, ci sono tre premi MSI, cuffia, zainetto e Lucky, che è il draghetto. Questo è il 31 marzo, si chiude la classifica, almeno per questo giveaway. Allora, intanto io collego, non lo so Dario, poi mi informerò su questo discorso del pad termico, perché comunque è sempre una cosa curiosa da comunque da informarsi, eh. Allora, intanto mettiamo sul cestello, posso mettere pure qua l'SSD in realtà, eh. Metto qua, che dici? Massimo. Allora, vai così. Questo lo mettiamo qua, togliamo la vite. Prendiamo l'SSD, lo giriamo, lo mettiamo sotto e ci mettiamo le viti. Allora, le viti 1, 2, 3, 4. E andiamo a mettere. Aria esce da sopra, punto. Sanno adesso, allora. Ragazzi, queste ventole stanno in push. In push vuol dire che soffiano dentro attraverso il radiatore. In pull vuol dire che aspirano da uno dei due lati del radiatore, quindi aspirano l'aria. In questo caso soffiano, quindi pushano l'aria attraverso il radiatore e vanno verso l'alto, perché l'aria calda va verso l'alto, quindi le tirano fuori. Se il radiatore per qualsiasi motivo non ci entrava qui, quindi dovevamo sfruttare la larghezza delle sole ventole, avremmo messo le ventole attaccate alla lamiera e sotto il radiatore, quindi le ventole pull tiravano l'aria attraverso il radiatore. Questo è. Allora, intanto io qua avvito. Allora, ecco, io infatti quando vedo cose nuove cerco di scambiare due chiacchiere con voi. Sì, Dario, infatti è una cosa interessante, è un... bisogna vedere anche che tipo di pad termico, sicuramente quello da 2,5 mm, che è quello un po' più buono, non quello sottile, ma in quella griglia ad ape si può montare un radiatore? Quale griglia ad ape? Quella sopra? Ah, questa qui? Beh, sì, volendo, sì, anche se non è proprio predisposto per fare questo tipo di lavoro. È finito? No, dobbiamo per rompere il PC, guarda, adesso sei pronto? No, dai, mo rompi con scossa. No, mi sta da scossa, dai, basta, dai. Ma quanto è brutta l'etichetta da questa edizione? È meglio un crucial, no? Non è tanta etichetta. Ma quella non... è una base di etichetta poi o quando... affidabilità? Ah, poi quando si rompe mo dici se era meglio l'etichetta del crucial. Comunque, tutto sale, oh, sale, okay. Sale, non fa male, sale. Bene, ciao Stefano, mi sai dire se la RTX 2060 Founder entra in un case mini ITX? E dipende che case mini ITX, se è lungo. Mini ITX vuol dire che ha lo spazio di una scheda madre mini ITX. Molti di questi case però hanno un pezzo in più che serve per la scheda video. La mini ITX di base finisce qua, quindi non c'entrerebbe nessuna scheda video, ci vanno solo le mini. La Founder sicuro no, cioè, o comunque nel 99% dei case mini ITX non c'entra. Bene, allora intendi che tirano un ricambio. Ciao raga, è un bel po' che non è un bel po' che vi conosco e siete molto bravi. Il prossimo vicino lo vorrò fare da voi. Io sono qui a San Basilio. A me li stai qua dietro, quindi certo. Attenzione, Alessio Capitale. Intanto, grazie per i bits. Grazie per i bits. Solo i vecchi capiranno. Invece che Gianna la scossa, la dobbiamo chiamare Fabio la scossa. Solo i vecchi la capiranno. Io sono vecchio, ma non ho capito quale. Appunto. Dipende. Ce la devi spiegare, Ciccio, per forza. Ma a questo punto dobbiamo saperla.
Cioè gli SSD Crucial non sono affidabili? Quelli con NAND 3D? Sono tutti con NAND 3D da 2 anni a sta parte. No, non sono affidabili, nel senso che hanno una percentuale di rottura più alta. Non è detto che si rompono a tutti, però comunque se costano poco. Ragazzi, ho un 8600K con una scheda madre MSI Crite Gaming e ho provato più volte a installare la grafica del processore. L'hanno segata, non c'è più, l'hai notato sta cosa? Vabbè, perché hanno fatto magari 4 modelli. Ho provato più volte a installare la grafica del processore, ma mi dà sempre errore. Perché? Cosa sbaglio? Perché se tu hai una scheda grafica montata, quella lì è disabilitata, quindi per quello forse ti dà errore. Può darsi, dovresti sfilare la scheda grafica, provare a installare quella e poi rinfilarla, ma non ti cambia assolutamente niente. Ma Nvidia ha risolto i problemi di scontrare la serie 2000 reference? Spero per loro di sì, anche perché fra un po' non li venderà. Grazie intanto per i bits che vi state scatenando. Adesso Capitale diventa il primo, come vediamo in alto, l'ultimo donatore folle, Gianna, ma era Giovanna, infatti. Alessandro, capito, in quel poco può lasciare la pellicola finché non metti l'altro NVMe così da proteggerlo. Esatto. Questo era, poi non ho più seguito il discorso. Spero che l'hanno risolti, eh. Allora, intanto stavo dicendo, mi hai fatto un assemblaggio wifi, no? Perché manca ancora tutto, però va bene. È strano che non è alleggerito questo, vabbè, questo lo lascio. No, quello è talmente piccolino che non serve. Vabbè, allora, vedi, questo è abbastanza largo che comunque, pur essendo di concezione non nuovissima questo Lunar, era uno dei pochi già all'epoca che c'aveva un bel po' di spazio sopra per affidare dentro la 240. Guarda, addirittura è avanzato dello spazio. Come è parecchio avanzato. Questa è una buona cosa. Eh sì. Devo dire proprio di sì. Vabbè, questo c'ha dal suo che è bello comodo. Ok, allora. Vedi, Davide, arriva Davide Peretti e dice: il Crucial MX500 ad esempio è una chiavica con la K. Perché è rafforzativo, no? È rafforzativo. Alimentiamo intanto qua l'USB. Stai, ti faccio una domanda: mi spiego come fai a dire che una 1050 Ti dalle piste a 970? È vero, basta che guardi bene. Chi ha detto? Ma non ce l'ha con me forse. No, non lo so, vabbè, comunque sì, ti dico una 1050 Ti va come una 970, poi devi calcolare che sui giochi recenti va meglio addirittura la 970, e alla fine ma dipende così, dai titoli, normale, poi dipende dai titoli, c'è quello ottimizzato, però diciamo in linea di massima sulla maggior parte dei giochi stanno là. Essendo più recente, ragazzi, col fatto già che la serie 9 anche non riusciva, se due fasce più basse, sì, ma la serie 9 non usava DirectX 12, capisci? Cioè non c'ha delle limitazioni che poi vedi il boost effettivo lo vedi sui giochi di nuova generazione che sfruttano DirectX 12 e lì la 1050 Ti va meglio. Intanto ci chiedono Wargamer, in questo caso un distillatore da 360 ci sarebbe entrato? Sì, ci sarebbe entrato. Avresti dovuto spostare l'evento, abbiamo avanti. Vabbè, no, avresti potuto lasciare. No, ma sopra forse ci va, perché io calcolo che dietro possa andare di un altro mezzo centimetro, quindi recuperavo lo spazio per farci entrare l'ultima ventola qui davanti. Quindi ci sarebbe andato, perché come vedi ho anche questo fino a battuta qui che è un po' oltre la vite, mi ci andava questo pezzetto di radiatore. I benchmark dicono il contrario. Una 970 va quanto una 1063 giga? No, dipende dal gioco. Dipende dal gioco. Dipende dal gioco. Se vai su quelli con dare, cioè quelli recenti, la 970 va peggio. Guardali bene. Ma adesso io l'ho visti tempo fa, quindi però non è una cosa che si aggiorna quella. Sì, infatti. No, che poi comunque è una scheda media di oggi. Il problema è che chi ce l'ha è quella, è la classica scheda che se ce l'hai ancora ci giochicchia tutto, se ti accontenti. Certo, se la devi cambiare per una 1050 Ti o per una 1060 non ha senso, devi andare un pochettino oltre, sì, anche perché sennò diventi uno di quelli che cambia la scheda video ogni 6-8 mesi, che c'è gente che si è fatta prima la 1050, poi la 1063 giga, poi la 1070, poi mo se fa la 2060. Alla fine in realtà più o meno stai sempre là, però ogni cambio che fai alla fine ci perdi soldi. Fabio, vedi Telegram. Vediamo Telegram. Cucciari, ti ha inviato una foto. Che ti ha inviato? Sto col 3G, mettiamo wifi. Che mi ha inviato? Non riesco a vederlo. Eccola. Ah, Cucciari ti ha inviato? La sua sboroneggiata, adesso la facciamo vedere. Ah, la tazza. Li mettete qua, mettate qua. A me. Devi zoomare. Devo zoomare così e così.
Questa è la Cucciardi ci ha inviato la. Questa è la foto di lui che ci guarda con la sua tazza mentre beve, non sappiamo cosa, adesso ce lo dirà. Tazza EasyFix, che era una prova, alla fine l'hanno acquistata in due. Però è diventata, insomma, ormai è entrata nello store. Allora, comunque diceva, su una 1050 Ti, esempio Fortnite Ultra 1080p fa 45 fps, la 970 ne fa 70/80. Giovanni Balestra, speriamo che quell'Antec non perda liquido, vero Fabio? Perché a oggi non hanno mai perso questi, eh? Antec, ma la moderatrice femmina di YouTube. Perché ci abbiamo mai avuto una moderatrice femmina? No, c'era con Alessia, no? Ma tempo fa poi sinceramente è sparita. Ma spara pure la Telegram, non so neanche se c'è ancora. Vabbè, crescendo poi dopo uno si appassiona altre cose. Non lo so, è proprio sparita. Non lo so. Adesso siamo tutti uomini! Guardavo Francesco come è fiero di questa cosa. Sì, è vero, abbiamo una. Beh, d'altronde comunque. Vabbè, ragazzi, il canale Tech. Dato che comunque è un canale che ha lo 0,2% di donne, diciamo che è una rappresentanza femminile nella moderazione, apparente dovrebbe essere tipo un quarto di un'unghia di pollina. In proporzione, non è il caso. Allora, che poi in realtà, ragazzi, come si chiama? Alessia. Vivrà per sempre, perché in realtà Francesco e Alessia sono la stessa persona. È vero. Quanto costa la tazza? La tazza costa $15, quindi in euro sarà 13 euro, giusto? Spedizione sì, inclusa. Poi non so, Stefano Cucciardone, quanto è venuta questa tazza in totale? Perché in realtà io l'avevo fatto una prova, poi è rimasta là. E quindi vorrei capire quanto viene, quanto ti è costata alla fine, perché se qualcun altro poi la volesse prendere, gli posso dire almeno di che cosa stiamo parlando, perché sennò non lo so, che a me mi dà solo $15. Cioè, allora, vedere come si raccolca la scheda video su questo sicuramente no, perché è un PC, non è un PC che abbiamo fatto per diletto, ma è un PC di un cliente, quindi a meno che non ci viene richiesto non facciamo queste cose. Ma poi... Ah, era ironico che in una live ti sei arrabbiato perché hanno messo in dubbio quel prodotto. Ah, vabbè, io mi arrabbio di continuo. Oggi già mi sono arrabbiato. Quindi, perché mi sono arrabbiato poi prima? Ma di che cosa? Mi ricordo, vabbè. Ma no, adesso che ti ha detto? No, dice che stava scherzando, perché dice in una live Giovanni Balestra che ha detto qualcosa perde. Ah, ok. $23 con la spedizione. Porca miseria! Ah, la spedizione è in più? Pensate. Pensa, quello è il prezzo minimo che te fa impostare. Per la tazza? Porco sì, Giuda. $15. 22,09 spedito. È una cifra. Beh, vabbè, alla fine se vai a vedere quelle lì quando le vai a comprare costano una quindicina d'euro. È come spedita 20, alla fine sì. Sì, vabbè, ci sta, però speravo che la spedizione era inclusa in quella cifra. No, è inclusa nel senso che te la tirano fuori dai conti per farti vedere quella è quello che ci costa a noi da in quel posto. Capito. Poi in dollari, vabbè. Il 596K può essere, allora, secondo me, secondo non solo me, è il processore del momento, perché tu in realtà con quello hai prestazioni simili all'i7 87K, costa molto meno, prendi un processore di nona generazione in più, è cloccabile. L'unico difetto che c'ha sto processore è che c'è scritto i5, la gente quando arriva lui ti propongono l'87K, gli dici guarda che con meno prendi il 9, no voglio i7, che alla gente alla fine tu basta che devi leggere i7. Se c'è i5 non va bene. Anche perché l'87K è 6 core 12 thread, il 96K è 6 core 6 thread. E ti posso dire comunque scalda poco, ma una spada. 97K, 96, ok, c'è meno thread, però non vuol dire niente. No, è un processore che il rapporto qualità prezzo è mostruoso per come spinge, quindi. Oppure il 97K dicono, ah non c'ha sempre. Ok, ma. Vabbè, tu perché non streami, la sala streaming del Tesla, raga, quel processore fa delle cose che l'87K se ne sogna. In streaming, ve lo posso dire, con tutto che c'ha. Che c'ha 8 thread. Il 97K. Ah, il 97K sì. Però se tu leggi, 8 thread hanno fatto per spingere il 9, sì. Intanto quel processore spinge da paura. Ma quello è ottimo perché non scalda tanto. Quello secondo me è giusto. Se vuoi overclockare perché non scalda, a parte mi posso overclockare pure il mio perché mi cavolo. Sì, di Palesa Riotoro, pronti, perché adesso vi daranno solo Riotoro, chissà chi la consiglia questa, non lo so, sono quelle cose tipo Trevo, no? È uscito, ok, che poi noi già conosciamo, tra l'altro non per cose positive, ma ultimamente ha cominciato a riuscire fuori. Allora, da voi è possibile comprare delle cose a rate? Sì, è possibile, importo minimo 500 euro, rate sono minimo 6 rate.
Infatti sul gruppo sta iniziando a spopolare. Beh, ma su quel gruppo è... fanno una gara a chi consiglia meglio, credo. 6-7 K Maverick, quello è uno dei migliori processori, penso, che hanno fatto dopo il 4790 K. Io ce l'ho avuto fino a qualche tempo fa. E ti posso dire che se non c'è stream e ci devi solo giocare, quello si overclocka bene. Se lo fai delittare, ti ha una temperatura bassissima. Ci giochi a tutto. Cioè, stai a posto con altri 3-4 anni, ovviamente. Questo lo mette? Sì. Sì. Con 2080 Gaming X 8GB Slide alimentatore, ma allora mo a occhio senza fare il calcolo dei watt io ti direi per lo Slide 750-850, se poi sta proprio largo 850, di modo che non lo fai sforzare per niente, anche per una questione di espandibilità futura. La Mobo da sola il 9SK me la overclocka a 4.3 perché c'ha il turbo boost, ma non mi ricordo un turbo boost a quanto va, però dipende a che scheda lo associ. Io ci gioco un i5-3470, raga, il processore non esiste il momento di cambiarlo, esiste il momento in cui per voi, per quello che ci fate, non va più bene e a quel punto va sostituito. C'è gente per cui neanche un 97K oggi va bene e c'è gente che compra un i7 quando gli basterebbe un i3. C'è gente che compra un i9 e non va bene uguale. C'è gente che compra un i9 e non lo usa. Tipo me. Esatto, ma almeno ho fatto nomi, sei... hai fatto la sua. No, ho detto che lo dicessi di almeno fa meno male. 6-7K sono tenuti, sto per fare una intro. Cioè, guarda, con la serie 6 vengono bene. No, questo ci può giocare. Perché non voglio la 90 gradi, voglio quello dritto. Mi serve quello dritto, per forza. Io ho messo qua la disc. Beh, è bello, a vista ci può stare. Sì, perché poi almeno c'ha i cassettini, che lui se ci mette altri a disc ci può mettere. Chi compra il 9 ma un S340 come te, se lo so, ci stanno, ci sta pure. È pieno di sti matti, di sti scemi, io ho sempre detto non date retta, non vi fidate. Ma la cosa più bella sul case, posso raccontare, c'era un cliente nostro che lui, non so se Stefano se lo ricorda, veniva, c'aveva un case di quelli beige, no? Quelli proprio stile Pentium 4 del 2000 e ogni volta ce lo faceva aggiornare, lo ricordi? Perché se no mi moglie se ne accorge. Sì, 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 come no. Se no mia moglie se ne accorge, lui cambiava l'interno, c'era la bestia e poi c'era anche il che la piangi. Però era così. Allora, intanto grazie a Christian Piccirillo per aver donato 0.99 cents, grazie mille, grazie mille. Allora, abbiamo qui un ospite speciale, sento una presenza, lo sento nell'aria, è qui, si sta materializzando alle nostre spalle, è proprio lui, sta arrivando, il momento, eccolo qua, c'è eccolo qua, il Davidone Nazionale, che ci è venuto a trovare. Buonasera, quasi. Ci è venuto a trovare, sono sempre qua. No, buono, no. Ciao a tutti ragazzi, ciao. Ciao, allora, Davidone Nazionale, ciao. Intanto sei venuto giusto per accendere questo PC, prego. Prego, lo ecco. può pigiare il tastino. Beh, ma con il dito quello là, quello così. Quello fingeronico? No, è perché è un fingerone un po'. Che è successo? Vale. Questi sono i segni. Sono i segni, facciamo vedere i segni. Si vedranno. Non si vede. Ragazzi, questo ragazzo lavora come un folle. Guardate. Ecco, come ecco, non ecco. Si vede? Guardate la mano dell'artista, colui che suona e si spappola i polpastrelli per noi. Eccolo qua. Ciao ragazzi. Allora, siamo arrivati al momento tanto acceso. Sì, tanto acceso, quindi adesso questo lo attendiamo. Sì. Siamo pronti. 2, 1, l'accensione. Eccolo qua. Ci parte lui. Di Dino Magico parte l'RGB del case, a parte il frontale che è partito in modo di albero natale. Questa cosa con il telecomandino la fissiamo subito perché non mi piace questo effetto. Certo. Lo mettiamo in modalità molto fade, molto natural. Eccoci qua. Certo. Allora, messo questo, acceso. Andiamo a vedere un po' l'interno di questo case. Vediamolo. Guarda che bello. L'hai spento? Non l'ho toccato. Eccolo qua. È a comando. Allora, questo è l'interno. Speriamo che non mi salta la camera in questo momento. Questo è l'interno. Grazie Imperatore Kiwi che ci stai donando. Ti faccio questa inquadratura. Ti è. Eccola qua. Allora, questa è RGB, naturalmente dopo lo possiamo regolare con il software direttamente dalla scheda madre perché l'abbiamo attaccato alla motherboard. Lì in basso, come possiamo vedere, c'è praticamente l'attacco, quello RGB, adesso voi non lo vedete.
Poi questa era 2060, 2060, nuova scheda, 2060. L'ho vista. L'hai vista? Interessante. Il frontale è molto bello, le case, le ventole di cilindro d'azione con il case sono controllabili con il telecomando e il vetro fumé, anche se, oddio, si è spenta la camera, quella piccola. No, quella piccola, quella piccola. Il vetro fumé, questo qui, beh, anche se poi il Lunar muove un po' che sta sul mercato, però rimane comunque un case valido perché è abbastanza grandicello. Che cos'è? È stato sverginato da I, con la I. Allora, accomodiamoci. Ecco il mio amico Fabio, è arrivato anche lui. Accomodiamoci, venghi. Stai, vado un attimo in barca. Venghi qua, si accomodi. Ecco, ti lascio 5 minuti di cielo. Allora. Senti che sta facendo il primo. Allora, ecco, ma almeno un'occhiata alla GPU potevi concederla. E non c'ha una luce, non c'ha niente, che ti devo... A parte devo sistemare meglio sto cavetto, questo ti esce più così. Un pochetto così. No, deve andare più in basso. Eccolo. Che vuoi vedere? Guarda, te lo faccio vedere con quest'altra. Guarda, con la, proprio la Sony full. Andiamo. Non ti preoccupare, tutto normale. Eccolo qua. Se io staccassi questo, potrei muovermi adesso e farvi vedere. Eccola qua, la 2060, oggetto del desiderio. Senti, il dito incriminato, guardalo, pieno di ferite. Allora, ferite. Allora, eccoci qua, torniamo alla nostra panoramica. Allora. È arrivato il presidente, dice Francesco. Grande, Francesco. Allora, una 1060 6 giga usata per gaming, fino a quanto durerà secondo voi? Dipende fino a quanto ti va bene o fino a quando non si rompe, quello dipende da... Da un po' di cose. Altra domanda, raga, con un 4430 che scheda dovrei riuscire a montare senza andare in bottleneck? Una 2070 o superiore attualmente una GTX 970, in realtà se monti la 2070 già ti fa bottleneck, dipende dal titolo del gioco, poi se sfrutta più la scheda video te lo fa di meno. Ci sono alcuni titoli che sfruttano anche, tipo Battlefield 5 sfrutta anche la CPU, ti potrebbe fare anche un po' di battle. Certo. Come è andata con questa? Lui ha preso una scheda d'acquisizione, l'Elgato HD60, e perché Pro, che sta streamando tramite PlayStation 4 Kingdom Hearts su Twitch. E da ieri ha iniziato a utilizzare appunto questa scheda e ho visto che ha streamato addirittura in Full HD 60 fps. Quindi, come dei crackers integrali? No, io gioco quelli normali. Se mangiamo un pacco. No, è magna degli integrali. Non lo so. Guarda, che quelli normali li posso mangiare, ce lo so alimentare. Questi sono integrali e senza il sale sopra. Capito che va bene, se tu li dico tu moglie e ti mette in penitenza, non è meglio subire pure con queste cose. Se questa non parli più e ti mangiano questo, mandalo giù e ci vuole. Senti, pensa a mangiarti il fondo. Vabbè, adesso scusa, non parli più. Dai a Davide. Ma pensa a mangiarti uno di questi con in combo lo yogurt, quello alla greco zero. Ma che sono altro? Su questi magari ci puoi mettere i pan di stelle, quelli a crema di pan di stelle, quella nuova. Il miele sopra. Tossica. Miele e burro d'arachidi. Tossica. Allora ragazzi, sono le 5:20, abbiamo iniziato alle 3:30, sono quasi 2 ore e quindi mi sono rotto pure. Allora, siamo tantissimi ancora. Facciamo un po' di parletta con Fabio. No, al volo però, una cosa abbastanza. Stavo chiedendo a te, questa HD 60, come va, come li sei trovato? Poi che ne ha fatto parlare? È stata una bella esperienza, soprattutto un po' di problemi iniziali, lo diciamo, però per un settaggio che tu lo sapevi? Allora che fai? Ho risolto io, posso dire di averlo risolto? Che tristezza, a volte i banane, le cose, i dorcetti ci mandava il cucciardone. Mo ci ha dato 25 euro e ho fatto già più al pranzo. Cioè, proprio così. E questa mangia i cracker integrali. La tristezza, ragazzi. Lo spieghiamo il problema. Il problema era. Ho detto non respiri dopo. È andato giù bene. Non spieghiamo il problema, qual era? Vai, spiega. Allora, il problema era che quando ho collegato la scheda d'acquisizione, su XSplit, il programma stesso della scheda, dava un errore perché la scheda partiva, poi dopo dava no signal, poi partiva no signal, poi partiva no signal, tutto il tempo. E non capivo qual era il problema. A un certo punto ho visto che dava una sigla chiamata HDCP, che non so perché cosa sta. Tu lo sai? No, tu lo sai? No. High Definition Public Relation. Vabbè, ok. HDCP
e ho detto, vedete che questo HDCP di cacca dà un problema? Effettivamente poi è stato quello, perché andando nelle impostazioni della console c'è una voce su settaggi, questo sia per chi ha l'Xbox One che la PS4, vi dico, c'è questa cosa. Se volete streamare con la scheda d'acquisizione dovete disabilitare l'HDCP, se no non ve lo legge la scheda. Rispondi a Talex, ancora usate XSplit? Sì, ancora usiamo XSplit. E io lo uso da lontano 2015, c'ho anche il package, chiamiamolo così, quello lì a vita, perché l'ho pagato insomma bei soldi al tempo. E quindi sì, lo uso perché ce l'ho. Allora, aspetta pagato. Che rispondo un attimo a 3-4 domande che sono arrivate. Allora, l'HD60, la versione PCI Express che lo stratega ha preso. Poi, vedi, io faccio così, la pro, e però, tipo, la pro, tipo i maghi. La pro, perché compare... c'è una differenza. C'è una... Il Krager. C'è una differenza. Non ha finito la pasta termica, non è tossica, no? Sì, ok, la pro, abbiamo la pro. Poi, Monument Crystal, Munificent Crystal, intanto ci vediamo domani, va bene, ci vediamo domani, non so dove. E poi... non si può alzare la terza la ventola su questo case del davanti, non si può alzare perché sopra poi c'è è finito lo spazio dove poterla abitare, quindi è così. Ho appena visto l'Antec M360 RGB Audio 360, mi sono innamorato, è bellissimo, devo dire sì. Ciao ragazzi, esiste una grossa differenza tra una 0390 Gaming Pro Carbon e una AIS, devo montare un i7 2007K alla 2070 Gaming X, inoltre mi dovreste consigliare un monitor VHD. La differenza non è tantissima tra una Gaming Pro Carbon e una Acer, se non che la Gaming Pro Carbon mi sembra che ha un 6 o un 8 e un 4 da, per la linea 12 volt per la CPU, e la Acer in realtà ce n'ha 2 da 8. Dovresti vedere poi le specifiche, che cosa cambia, in realtà riusciresti a sfruttarle a pieno sia con l'una che con l'altra. E poi per il monitor ce ne sono, cioè quello lì UHD 128 G-Sync, il monitor lo so sempre che non mi vengono mai in mente così al volo con G-Sync, quindi non ti so consigliare al 144 WQHD WQHD 144 G-Sync. Il problema è il G-Sync, che noi purtroppo non trattiamo monitor con G-Sync, quindi pronto consegna, quindi non siamo molto ferrati, giusto? Oh, e da sta buono che rompi sempre la chat di YouTube, se blocca clicco qua, ma rompi, poi e non riparte, ma perché non riparte? Autorizza Split, guarda, non posso rimettere sempre. Senti, scriviamo si dare su un blocco, no, se è possibile. È che lui non ti vuole lasciare i dati. Non ma io ci ho tutto bloccato qui, lui può vedere quello che pare. Ma reclutate i moderatori? No, al momento no, perché ce ne abbiamo più moderatori che spettatori, quindi al momento no. La chat YouTube la stiamo. Per streamare e giocare come quello da 1400, che cosa? Si assembla un PC con 1600K 16 RAM di DDR4. Quanti FPS vorrei fare? No, troppo generico per domande, ragazzi. Bisogna vedere su quale titolo. E poi non so, dipende dal titolo, dipende dalla a che risoluzione. Ma che G-Sync e il FreeSync è compatibile? Siete matti? Dipende, insomma. Cioè, se io a casa c'ho un monitor con G-Sync, insomma, mo adesso che hanno fatto la cosa delle compatibilità col FreeSync da parte di Nvidia, non vuol dire che G-Sync va a morire, insomma. A stemma con il mio slide di 1070 Ti, a quale RTX mi avvicino? Credo che tu ti avvicini facilmente. Lo slide è una cosa che ha perso proprio. Sì, ha perso, però comunque come tipo di prestazione penso che stai come una 2080, tra una 2000, poco cioè più di una 2080. Leggi la domanda di Giovanni, per favore. Fabio, ti è piaciuto Resident Evil? Peccato che ho giocato poco, perché la demo dura 30 minuti. Fabio lo porterà in streaming? Io penso di sì, a metà stavo d'accordo qua, ne farlo un po' per uno sullo stesso account, quindi sì, sicuramente sì, il come sabato fai? Come fai a fare un po' per uno? Dopo la storia non la segui? No, lo so, se lo dobbiamo streamare Perché non lo vuoi comprare? E compriamo te 60 bombe. A parte che se lo compri su a parte tanto, quando devi cacciare i soldi per una cosa per canale, mai nella vita, vabbè, ok. Ma io sto a streamare Days con ottimi risultati. Ma che vuoi? Giocate con le barchette là. Che volete da me? Che volete da me? Che allora, Resident Evil è per te. Tu giochi con la PlayStation. Ho capito, intanto, è per me. Stiamo installando Windows su questo PC, Stiamo installando Windows. Sto installando perché se... ci ho passato la vita sopra, l'infanzia. Esce il 2 nuovo remaster e manco me lo compro.
Allora, shop, adesso non voglio spendere 60 euro, va bene? Non ne devi spendere 60. 58? Vabbè, quanto devi durare questa cosa? Io sto parlando con altre persone. Parla. Bellissimo anche Renzi. Mi spiegate una cosa, perché i PC non riconoscono mai il totale della RAM installata? Perché piegate sempre i dentini sulla GPU. Dipende. E dai, non fa qua la faccia come se ho detto una cosa cattiva. Tanto l'ha pensata pure lui, che la differenza che io l'ho detta, quello l'ha pensata. Guarda un faccia, chiedi se l'ha pensata. Ma perché me l'ha... Chiedi se l'ha pensata. Non l'ha pensata. Non l'ha pensata perché non c'ha la faccia di quello che l'ha pensata. Te lo diceva se l'aveva pensata. Ha droppato una tazza. Guarda come svia. Qui. Cucciardi, dai che ho droppato la tazza, dice. Non so che vuol dire. Ho droppato la tazza e capirai che c'è di sopra la tazza. Lo possiamo dire quanto ci abbiamo fatto con la tazza? Ma lo diciamo, tanto non è che dobbiamo lucrarci sopra, cioè è una cosa per voi, è un gadget, cioè insomma, se vedete spieghiamo questa cosa per favore. Non è che il costo della tazza... Per streamare e giocare, com'è il PC da 1400? Che vuol dire com'è il PC da 1400? Qual è sto PC da 1400? Ma forse è quello che abbiamo, uno di quelli che abbiamo in configurazione pronta sul sito. Ho capito, allora specificare... Per giocare cosa, streamare allora, cosa. Ragazzi, no, per streamare un PC da 1400 dipende che cosa ci vuoi streamare. Dipende Fortnite, anche... Sì. Dipende, no, con PC da 1400 ci puoi streamare Counter Strike, DayZ, ci riesci a streamare. A 720. Poi dipende... quel tipo di configurazione se punta più sulla CPU o sulla scheda grafica. Fare domande troppo generiche tipo con 1600 dove ci arrivo dipende dalla macchina, dipende che 1600 se è stato montato su una Fiat Duna o se è stato montato su un BMW. Se hai deciso di fare il PC da noi e quindi vuoi una, io ti consiglio, quelle sono configurazioni messe online così che lasciano il tempo che trovano. Se hai quel budget da spendere ci scrivi un'email e ci dici guarda vorrei giocare a questo streamandolo, ho questo budget, cosa mi consigli? In quel caso te lo facciamo su misura, quelle non è che sono offerte, quella è la somma dei prezzi tra loro. No, dicevo, quello che avete in descrizione, ma qui su YouTube, cioè quindi di questa live, questo PC per streamare va anche bene perché ha 9600K, quindi comunque sia un ottimo processore, con un dissipatore del genere lo puoi anche overclockare, con una 2060 ci riesci anche a streamare. Quindi comunque andrebbe bene come tipo di configurazione. Che la 2060 viaggia come? Una 1070, tra la 1070 Ti, stai là. Dipende poi dal titolo, cioè dipende pure... Se dai... sempre di più la 1080. Questa scheda, la 2060 su alcuni titoli quasi raggiunge la... Sì. Di questa live, e quindi è questo PC. Sì. Quindi comunque sia, con questo PC, quindi con i componenti messi in questa descrizione, 9600K, 2060, 16 GB, SSD... raffreddamento al liquido, potresti anche streamarci, sì. Poi certo, se vai a streamare tipo per dire un Battlefield 5 faresti fatica a streamarcelo, dipende dal titolo se è buggato o no. Si può usare la GPU integrale nelle GPU Intel per gestire lo streaming mentre si gioca un GPU dedicata? Me lo sono sempre chiesto. No, non si può fare perché quando infili la scheda grafica si risalta. Oddio, in realtà si potrebbe attivare la scheda grafica integrata anche se c'è la scheda video montata. Per fare? Dice perché usi una per mandarla sullo streaming e una per giocare. No, che c'entra? Quello che ammazza il PC non è l'uscita del flusso video che non c'è, è il calcolo che la CPU deve fare, perché la CPU ti deve calcolare il video di quello che tu stai giocando, quindi il gioco, e in più deve calcolare il flusso video in uscita. Ma è una cosa che fa la CPU, quella, non la fa la scheda video. No, lo so, però la CPU, se c'è una CPU potente, poi infatti mentre stavo rispondendo che ti si auto disattiva mi sono stoppato, giusto Kira, perché si può tenere attiva comunque, è vero. Dice però la qualità non è un granché, bisogna vedere, perché comunque sia certo normalmente andare a fare lo streaming di quella cosa usando l'uscita video dell'integrata non so poi quanto va a influire sul dettaglio, insomma. Possiamo dire che non nominare la Fiat Duna, porta iela, nella mia cittadina ce n'era una sola ed era targata VE66666, non dico altro. Ci riprovo a fare la domanda. Alcuni FreeSync 12 monitor sono stati certificati come G-Sync compatibili, per cui i prezzi scenderanno, credo, poi no. Può darsi sì che il G-Sync scenda, anche se è una tecnologia comunque che è più costosa rispetto magari al normale FreeSync, quindi può darsi che vada a morire dal momento che venga sfruttato se poi hanno le stesse prestazioni.
Dicevo, poi l'altra domanda che ci hanno fatto, ha detto io ci riprovo, è meglio un processore per fare editing video, è meglio un processore con frequenze più alte o il numero di core maggiore? E il numero di core maggiore? Intanto grazie mille. Dipende per il sub. Se il programma che utilizzi per l'editing sfrutta bene il discorso che abbia tanti core, perché se è un programma che magari te ne sfrutta, che ne so, 8 e tu ce n'hai 12, è ni. Cioè anche la frequenza è importante, bisogna dire... Certo. Vedere. Per Fortnite, la risposta sì. È sempre bisogna vedere. Per Fortnite va molto bene questo PC, naturalmente, perché è un gioco che non richiede tutta questa prestazione. Con un 8700K, un 8700, una 1060, 6 giga potresti streamare su CSGO, potresti streamare anche altri titoli, Gabri, con quel processore riusciresti. Cioè, sembra un PC completamente da zero in 3-4 mesi con un 9SK, 0390 Pro Carbon, intorno ai 1200-1300. Quali componenti bisogna comprare in ordine? In ordine case, alimentatore, scheda madre, processore, RAM, hard disk. La scheda video è l'ultima cosa che puoi mettere, perché sì, usi quella integrata dopo, però almeno diamo un senso di esistere a queste GPU integrate. Non lo so, potrei fare una prova. Intanto grazie Dixmax per esserti abbonato con Twitch Prime, grazie mille, grazie. Che vi state scatenando alla fine, grazie ragazzi che andate su Twitch e mettete il sub grazie al fatto di Twitch Prime, grazie ad Amazon Prime, quindi grazie mille. E per chi non l'avesse ancora fatto vi consiglio di farlo. E dicevo, potrei provare con il 99K a fare questa cosa dello streaming con l'integrata, per vedere effettivamente, per sfatare questo mito. Sono sempre io, Davide Peretti, vi seguo in multipiattaforma, grazie mille. Una cosa volevo dire, sì. Diciamo che tra circa un mesetto porteremo un nuovo gioco in streaming, che lo facciamo anche insieme, perché sicuramente lo giocherai anche tu. Anthem. Esatto. Diciamo che lo portiamo prima di un mesetto. E quando è? Io ci gioco in anticipato, il 14 febbraio. Allora Stefano lo porta anticipato, perché con l'Origin Pass te lo danno una settimana prima, pure mio fratello. Ok, quindi appunto ricordiamo che tra meno di un mese a questo punto noi porteremo un gioco molto atteso, dicono che è il gioco, insomma, uno dei più attesi del 2019. L'hanno rimandato al 2019. Esatto, quindi è Anthem, appunto, che sicuramente farà molto hype su Twitch, ed è un genere che penso piace. Sicuramente sì. Sa un po' di coso, sa un mix fra Destiny, sì, The Division e Iron Man. Vabbè, Iron quello Man, c'è il gioco, stanno, c'è armatura indossabile, tipo così. Quindi lo porteremo in streaming e Stefano poi continua la sua avventura su Atlas, pieno di lag. Quando farete la recensione dell'Hitech Team Mask? L'abbiamo fatta, uscirà presto, però l'abbiamo già fatta. Spero già domenica, se forse riesco. Domenica già esce. Ragazzi, la seconda scheda video Gigabyte 2080 che rimando indietro per Coil One. Datemi un consiglio, cambia marca, perché comunque sia lo continuerà a fare, perché è un difetto di fabbrica, ma non soltanto della serie 2000, ma anche da prima. Farete mai una recensione del case Trooper SE? Perché hanno fatto il Trooper, lo fanno ancora? È uscita una versione nuova? Non lo so. Scrivi minuscolo, rispondo lo stesso. Sì, esatto, rispondo lo stesso. Il O 1009 per il PC. Vorrei streamare su Streamlabs e giocare con 1100 fps o oltre. Vorrei streamare su Battlefield 5 e Fortnite. Che consigli? È forte nite. Allora, Is Drix, ti consiglio di mandarci una mail se hai quel budget specifico, quello che ci vuoi fare e il budget che hai da spendere. Ti possiamo fare un preventivo. Naturalmente con 1900 riesci a fare un ottimo computer, però nessuno ti può dare la garanzia che su tutti i titoli fai 100 fps, perché ti assicuro che se, ecco, ti prende la voglia di streamare, per dire, un Battlefield 5, 100 fps non li fai. Questo è poco, ma sicuro. Non li fai con 2000 euro. Non ce la fai con un PC del genere. Ma perché è buggato il gioco, non perché il PC non va. In realtà sembrano tanti, però se cominci a dire ok, faccio una cosa buona, voglio cominciare a mettere in 9 2080 Ti, già sfori già i 2000 con quei due pezzi, devi calcolare. Salutiamo Ivan Di Palman, Palman, che se ne stava andando. Ciao. GTX 1070 Ti oppure RTX 2060? Sono indeciso, dipende dal costo. In realtà stai lì con il costo, io andrei su una cosa più nuova, no?
Per streamare in Full HD quanto ci va in upload? Ma basterebbero in realtà pochi mega, basta che sono puliti. Già io penso che già con quanti mega in upload per fare uno streaming in Full HD? Full HD almeno 10 mega, perché poi parecchi la metà li usi, quindi calcola, io direi una decina di mega. Ci vuole un bitrate di, per fare 1080 ci vuole un bitrate tra 60, i 4 e 5 e i 6005, se fai 1080p 60 fps, 60. Quindi calcola che quello lì è quello che ti si ciuccia fisso, perciò se c'hai 10 mega in upload ne togli 6 e mezzo, il minimo secondo me è 10. Che vuol dire grazie per il ban, recensioni.it, chi ti ha bannato? Vi ricordo, no, dopo questa live provo. B-Tech, poi mi fai sapere, dicevi a Kira, ok, Kira o B-Tech, fatemi sapere, poi anche se mi scrivete sulla pagina di Zfix, messaggio privato, scrivete come è andata, perché sono curioso di vedere questa cosa. Vorrei prendere una 2060, ma non so se il mio 7.4 la regge. Il 7.4 purtroppo su alcuni titoli comincia a arrancare un pochettino. Sicuramente su alcune cose non riusciresti a sfruttarla appieno. Intanto benvenuto Power Clementon, che stai facendo le prove con la band. La 2060 secondo me ce la fai col 7.4, Dipende. Con la band, secondo me sì. A occhio ti dico sì, poi andrebbe provato. Dipende. Che genere suona? Non lo so che genere suona. Sentiamo. Power Clementon. Sul vostro sito accettare pagamenti con PayPal? Certo. Sì, sì. Salve intanto Lorenzo Abitabile. Ciao. Perché è abitabile, si può abitare. Abitabile. Oppure è abitabile, sarebbe tipo abitabile, però sì. Detto tipo con lo senti, slang spagnolo. Che prima di abitabile. Prima di alla Belen, sì. Che insomma, leggevi bene i titoli dei giochi, erano scritti in maniera un po' così. Sì. Ti chiedo, allora mi dici, visto che tu sei un esperto di uno, come si chiama la canzone quella là dei Knockin' on Heaven's Door? Esatto. Knockin' on Heaven's Door è una canzone che è fatta da Guns N' Roses. L'originale di Bob Dylan, è scritta da Axl Rose, anche in collaborazione con il testo gliel'ha visto anche Bruce Priestley. Bruce Priestley. Adesso il follow, mi raccomando, il follow. Allora, perché non hai finito di leggere il mio commento? Dannato Fabio che ha interrotto Stefano. Lo rilego. Ci portate Payday 2 su Twitch. Ma io sto Payday, mi viene in mente le maschere dei pagliacci e fanno i rapine in barca. Ce l'ho Payday 2. Ce l'hai Payday 2? Ok, ve lo porterà Davide. No, assolutamente no. Io devo ancora fare altri 4 Kingdom Hearts. Vabbè, quando hai finito quelli, ogni tanto magari fai una partitella. Perché tanto Davide gioca un po' a Monster Hunter, un po' quello, un po' quell'altro. Ogni tanto ti fa pure Payday 2. L'inglese di Stefano migliora a vista d'orecchio. Esatto. Allora, ho letto Lucio Innocenzo che aveva scritto a quando la prossima cucinata. Poi ha ritirato il messaggio. Vedi? Pianoforte e voce. Non lo so a quando. Quando ci viene, diciamo, ma adesso stiamo un po' a dieta, perché a forza di cucina in diretta, qui se stiamo a grassare. Dopo facciamo la fine di Tonino Cannavacciuolo. E niente ragazzi, intanto siamo arrivati su Windows qua, ma che dobbiamo fare? Posso chiudere la live? Ma sì, la possiamo chiudere. Allora, chiudiamo la live. Hai perché detto che Navacciuolo ieri ha ricominciato Masterchef. Già, fino adesso. Ha ricominciato ieri, quello nuovo. Quello nuovo. Masterchef 8, con il nuovo giudice. L'ho visto il giudice, quello è forte. Quello è andato, quello è famoso era... perché? Perché Giorgio Locatelli, chef della cucina... Il ristorante? Una stella Michelin, Locanda, non lo so il nome, situato a Londra. Ok, come dico, lo so. Vabbè. C'è una stella Michelin, c'è pure una stella Zafferano. Che te ne sapevi? Sì, lo sapevo. Te lo dico io. Che ok, so tutto io. L'C5 8004 Vago 2060. Sì, ci va. Payday 2 is rubbish. Una stella Michelin e due gomme Bridgestone. Bravissimo Francesco. Però visto Francesco fa i commenti intelligenti su YouTube, i commenti stupidi fa del grande Francesco. Ti banno, grande. Ti giuro che ti no, banno. Non puoi. Vi porto a pranzo. Ragazzi, ma quando venite a trovare in socialia, vi porto a pranzo. E mo ci organizziamo, Stefani. Mo veniamo. Per streaming è meglio un 2007X o 9600K? Stai sullo stesso livello, direi 9600K. Bene ragazzi, allora avete qualcosa di usato per giocare in 1080p? Posso anche rinunciare a dei filtri senza spendere più di 3C? No, al momento no. Poi ogni tanto sul nostro sito c'è la sezione usato, qualcosa ci capita, però è una cosa che non possiamo prevedere. Ragazzi, allora anche per questa live, questo venerdì, si chiude qui. Ma perché questa versione verso di... Io non ce l'ho Francesco, quindi mi dissocio. Io sì, quindi ti batto. È un buon processore 8.4 adesso? Sì, è ancora un buon processore 8.4. Bellissima serie, ricicliamo gli obrobbi casalinghi con gli FX. Non so chi l'ha fatta.
Iana ce l'ha con me perché quando l'ho chiamato ho chiesto per il capo dicendo gli anello. Ah, no, ecco, uguale. Ti mando per quella storia lì. Buonasera, consigliato una scheda audio interna o esterna? Ieri è uscita una scheda audio interna. Se le tu continui a leggere, aspetta, sto leggendo una domanda audio che comunque non anda sull'audio, che comunque è interessante. Se tu dai retta a loro, stai qua, mettile fino, via le fino a domattina alle 4. Stai allora, qua. Questa scheda audio interna o esterna, ieri è uscita una scheda audio interna della EVGA che non sembra male. Non ti so dire come EVGA faccia schede audio, perché in realtà credo che non la producano loro. però non so poi le specifiche, perché non sono proprio un esperto calato di audio. Io ormai audio viene in mente scheda audio dedicata della Creative. Sono bravo. Buoni? Tanto non taglio manco se te prende. È invidioso di quelli che hanno i capelli. Sai, esatto, che è colpa mia, esatto, cioè, se esatto, ho i capelli. Esatto. Non so, il problema non so i capelli, tutte le resta non invidio. Sì, questa configurazione andrebbe anche per un rendering HD con Premiere CS6. Sì, ce l'ha, sì, la fai naturalmente, perché è un ottimo computer. Si riesce a streamare con 3 mega in upload. Salutiamo la compagna ucraina Tania, che stasera fa vedere il video. Saluta Tania. Ma chi è Tania? Sarà la compagna, ha detto. La compagna di chi? È di Davide Veretti. Andale. Ma perché fai supposizioni? Davide Veretti, salutatemi la mia compagna ucraina Tania, che stasera le faccio vedere il video. Che ho detto io? Ah, ok, non ho capito. Ciao, ho detto... Tania, saluta Tania. Ciao Tania, un saluto Tania. Da parte di Davide Veretti, trovo un nome e cognome, quindi Davidino ti saluta Tania, quindi tagli solo sto pezzo. Davide, la facciamo venire bene, eh? Allora, aspetta che ti facciamo il... No, Davide tu, Davide lui, ti facciamo il videoclip, quello che è venuto bene, almeno così lo fa vedere, dice, quelli sono amici miei. Facciamoli. Aspetta. Allora, la faccio però, lo fa più... Dobbiamo fare più friendly, ok? 1, 2, 3, poi fa. No, io lo faccio. Prima faccio così, poi quando alzo il braccio facciamo ciao Tania, ok? Davidi, no, lì sta buono. Non parlare. Allora, Davidino, c'è pure l'amico mio, Davidino, che si è appena collegato. Che praticamente ci tenevo a fare una cosa. Mi ha detto prima, mi ha fatto un colpo di telefono. Che praticamente mi ha detto: senti, fammi un saluto pure alla mia compagna stasera. Quindi sei pronto? Allora, salutiamo. Ciao Tania! Ciao. Come al solito si dissocia sempre. Va bene. Tania, e la tagliamo qui. Stop! Allora, bene. Benissimo, grazie Davide, mi devi un caffè. Devi un caffè. Comunque, io intanto voglio ricordare a questo punto i nuovi appuntamenti della settimana. Allora, vi ricordo che le live su Twitch ricominciano domani dalle 15.30. Ci sarò io live come al solito fino alle 17.30-18. Dopodiché, non so se Fabio domani pomeriggio abbassa qualcosa, ma no, vero? No, ok. Quindi domenica pomeriggio e sera, possibilmente sera sicuramente dalle 21.30 alle 22 come al solito, buon Fabio torna in streaming con Dates, quindi mi raccomando andate a seguirlo. Invece buon Stefanino lo troviamo prossima settimana, lunedì probabilmente. Ma lo fate prima delle prove se ho risolto del tutto che è, e poi lo facciamo. Esatto, quindi ci vediamo domani alle 15.30 qui su Twitch, il prossimo video su YouTube esce domenica e la prossima live dal negozio è o venerdì prossimo oppure durante la settimana, può essere che c'è un'improvvisata prima. Sì. Detto questo, vi vogliamo bene a tutti quanti, grazie mille per tutti i sub che ci sono stati oggi, grazie per tutti i follow. Che sono stati oggi e grazie mille a Fabio e Stefano che come sempre si prestano per fare queste belle configurazioni in live che meritano, quindi ragazzi mi raccomando, se dovete assemblare un PC, riparare, mettere a posto, volete fare una cosa che stupisce i vostri familiari e non, qualsiasi cosa, portate il PC da EasyFix, perché EasyFix non è solo qualità ma è anche qualità e professionalità e salutismo. Allora ragazzi, allora i test su questa scheda non li facciamo. Io saluto adesso, ciao. Non li facciamo i test su questa scheda perché inizio live il cliente, il nostro amico ci ha chiesto: ce la fate a darmelo per le 6:30? E quindi ce dobbiamo sbrigare. Ha scritto: sto parlando ragazzi a fare una pizza da Napoli, poggio marino stasera. Beh, ha scritto stasera, forse Tania me la dà. Davide, dai. Un abbraccio a tutti ragazzi, buon weekend, ci troviamo la prossima settimana, mi raccomando YouTube, se volete stare che vi manchiamo, andate su Twitch perché si streama domani, domenica, lunedì, streamo io da casa, quindi ci vedete anche di più. Bene, qui sopra tutti i nostri riferimenti per qualsiasi domanda su configurazione o social, quindi Instagram eccetera eccetera, e ci troviamo alla domani prossima alle 15.30 live su Twitch, mi raccomando, un stacchetto musicale in chiusura. Il movimento della testa anche.
Fatevi questa. Ciao. Ciao.